Si sono ripresi da un certo punto di vista Biohazard, ma come vedete la differenza rispetto alla formazione solita è che non ci sarà disponibile Danger Kid e quindi giocheranno con Kreaz che fa il suo ritorno. Tra l'altro l'immagine del profilo non mi sembra proprio contentissimo di essere qui questa sera, mentre Gamezone formazione titolarissima con Simoz, Morphy, Fusion, Arc e Juho. Dalla parte opposta Styla, Kla, Kha'Zix, Sapphire e Kreaz, ed è proprio Kla ad aprire le danze con questo HS. Mamma mia, che partita, eh? Si tratta praticamente degli ex Makers con l'aggiunta di Styla, definito da più parti il miglior giocatore italiano di qualunque iterazione di Counter-Strike, contro gli ex Samsung Morningstars, dotati però anche qui di due stranieri, perché il core, Simoz, Morphy e Fusion è rimasto lo stesso, ma Archer e soprattutto Juho hanno dimostrato in questo inizio di stagione di essere davvero delle pedine fondamentali. Guarda qua Archer, cosa ti va a combinare? Doppio kill per lui e rimane da solo a 11 punti di vita, tra l'altro contro Styla e Kha'Zix. È difficile, difficilissimo che vada e che riesca ad andare al plant, però intanto ha messo la sua firma sul round. E abbiamo visto Rising Note subito carichissimi, hanno trovato un paio di HS perfetti. Arc però in questo momento ha l'obiettivo di fare Ace, quindi portare a sua disposizione 5 uccisioni. Nel frattempo la scelta è davvero devastante, andrà a piazzare sul punto bomba e questi sono sicuramente soldi importanti per come era cominciato questo round. Poi da qui a riuscire a vincere la 1 contro 2 sembra tutt'altra roba. Bomba piazzata, 40 secondi. Che già diminuiscono, non c'è il kit e qui Ark ha davvero un'ottima chance. Andiamo a vedere se ha azzeccato il punto da dove i due giocatori di Rising Note andranno ad attaccare il bombsite. In verità no, non è da quelle scale, ma forse lui si è rintanato comunque lì per ottenere un effetto sorpresa. Guarda come lo cercano Styla e Kha'Zix e non lo trovano però. Occhio perché Archer entra in questo momento proprio sul bombsite, riesce a fraggare uno, adesso rimane solo Kha'Zix contro di lui. Alla fine se lo porta a casa la bomba ticchetta, andiamo a vedere se sarà a disposizione. No, scappa Cody e quindi Gamezone che riescono a vincere un round che sembrava assolutamente perso grazie all'abilità di questo giocatore Archer che ha fatto davvero un capolavoro. E qui lo potremmo quasi definire, scusate il gioco di parole, che si chiama qui detto molto Arch, ma ragazzi, qui è come Robin Hood che ruba i ricchi ai Rising Note che avevano un cospicuo vantaggio per dare ai poveri, ovvero i Gamezone, che ricordiamo l'anno scorso sono in pratica retrocessi, quest'anno invece sono i primi in classifica. Quindi il Robin Hood della situazione vince il round, 4 kill, toglie l'opportunità di defusare al proprio avversario e Gamezone che ribaltano la situazione e subito aggressività nel secondo round con il vantaggio economico a disposizione. Attenzione, l'ingresso sul sito è quasi perfetto, riescono comunque a prendere molti danni ai giocatori avversari. Rising Note che rimangono con il solo Kla vivo, tra l'altro insomma dotato di pistola, questo è un round di eco, lo ricordiamo. Bomba piazzata, attenzione Kla, cerca di fare una kill almeno da una distanza siderale. Scontro tra i GL, non riesce però Kla a portarsela a casa. Simoz è il vincitore di questa 1 contro 1 e Gamezone 2, Rising Note 0. Per ora bisogna insomma risalire. E adesso vediamo perché qui hanno investito tantissimo i Rising Note con Styla, addirittura AWP e nient'altro. Quindi ha messo tutta la sua cassa su quell'arma. Ci crede, quindi un po' la sua arma iconica, lo ricordiamo. Styla famoso per le sue giocate con il cecchino. Kla nel frattempo ha già preso il controllo di connettore, ma vedete una Molotov, basta per farlo desistere. Vediamo grande difficoltà a livello di granate per i Rising Note che, lo dicevamo, non avevano un granché economia alla mano, mentre Sapphire ha bisogno di trovare qualche informazione, prova a saltare a destra a sinistra, ma lì sotto c'è un Juho super carico, la sfida tra titani, Kreaz contro Juho, questa volta è Kreaz ad avere la meglio, sfrutta alla perfezione l'angolo che aveva di vantaggio. 2-0, 1 minuto e 15 e grande stay, e vediamo che entrambi i team sanno di avere in palio un match a 3 punti fondamentali. Ma secondo me non solo 3 punti fondamentali, ma anche e soprattutto tanto orgoglio tra giocatori che si conoscono, si insomma amano e odiano, nel senso che comunque vogliono prevalere, vogliono
dimostrare di avere per le mani il più forte, il più il pensiero di Forge, e quindi ce la metteranno tutta, secondo me, entrambi per vincere questa partita. Andiamo a vedere Kla attraverso la smoke, fa due frag, il primo tra l'altro con una bellissima HE, lasciando Morpheus Fusion da soli. Styla in uno scontro molto ravvicinato riesce a far risuonare la sua WP nell'aria, adesso rimane un solo Genzon, perde la vita in questo momento, bisogna andare al defuse. Andiamo a vedere se il tempo sarà questa volta amico dei Rising Note o meno. Mi sembra dal ticchettio della bomba che siamo, sì assolutamente ce la fa, nonostante non avesse il kit Styla. Quindi 2-1, primo punto per Rising Note ed è subito spettacolo. Decisamente poi l'hanno vinto in maniera pulita, molto bella, di prepotenza, e adesso qui si vede un po' il vero volto di questa sfida. 6 Gamezone, ricordiamo che fino a qui hanno avuto un percorso, tranne quella sbavatura contro i Forge su Nuke, un percorso decisamente trionfale. Se potranno trovare più difficoltà rispetto al solito, ricordiamo anche contro i Forge alla fine hanno in pratica buttato via quella sfida, mai nessuno è riuscito a impensierirli, tra l'altro Overpass che fino a questo momento era stata bannata due volte dai Rising Note, questa sera invece la ritrovano da dover giocare, quindi vedremo anche i Rising Note cosa possono regalare in questo tipo di mappa. Setup però classico, con la differenza che vediamo anche una VP su Gamezone, questa volta nelle mani di Ark. Già, occhio Ark, proprio lui, nominato da te, è riuscito a portarsi a casa la vita di Kla. Rising Note sbilanciati, 4 contro 5 a difendere i due siti. Guardai come si sono disposti Gamezone, bellissima la strategia imposta alla squadra di Simoz, che è ancora indecisa probabilmente sul da farsi ed è alla ricerca di informazioni, ma probabilmente ancora Archer comunque inquadrato, secondo frag per lui. Poi subisce il ritorno di Cody ed è 4 contro 3, dicevo erano sbilanciati nella mappa perché così avrebbero potuto attaccare uno dei due punti bomba e senza, diciamo, troppe difficoltà. Così è stato, hanno cambiato da B ad A e ad A a B adesso in questo momento. Bomba piazzata, terzo round su 3 di Plant, e di nuovo retake per i Rising Note, che questa volta è molto difficile, 4 contro 3. E quindi round che finirà qui, le sue emozioni. Rising Note mantengono in vita due AWP, che è sicuramente una scelta tattica interessante. AWP tolto proprio dalle mani di Ark. Finendo giusto, colgo l'occasione per finire le statistiche. Rising Note avevano vinto Overpass scegliendola come mappa contro gli Outplayed proprio nella terza giornata, e come si suol dire sono entrambi team che si sanno comportare bene sia da T che da CT. La differenza è che Gamezone fino a questo momento hanno sempre giocato Overpass partendo da T, la prima volta vincendo 11-4 il parziale, la contro i Forge, la seconda contro gli Hexa che era finito 9-6. Ma se ve lo ricordate, l'abbiamo visto anche in pezzo, sembravano un po' prendersela abbastanza scialla, mentre Rising Note hanno vinto 16-7 contro gli Outplayed, appunto in quel caso era finito 10-5 per i Rising Note, partendo anche loro da terroristi. Quindi un po' il side CT è tutto da scoprire per entrambi, ma i Gamezone sono partiti con il piede giusto, direi. Grande Chianu Pedia, mamma mia, qui comunque grande anche Archer che prende un HS e Cody stava saltando. Fusion, frag su Kreaz che sembra in questa fase iniziale della partita un po' in bambola. Round molto veloce da parte dei Gamezone, altra tattica azzeccata da parte di questo team che appunto impone dei cambi di ritmi alla partita che fanno molto bene, disorientano l'avversario. Adesso si trova a dover effettuare un altro retake improbabile, probabilmente Styla andrà a tenere AWP nuovamente anche in questo caso, perché la bomba già sta ticchettando e chissà che non sia vittima tra l'altro di qualche exit frag, lo andremo a vedere, perché sono nascosti nella zona dei tunnel e connettore in due, e poi c'è una pedina dei Rising Playground, vedremo se quella no, è solo Kla che fa un exit frag in verità, proprio su Archer. 4-1 comunque. Tra l'altro Ark fino a questo momento ha fatto un inizio match davvero fenomenale, un sacco di opening un po'
il giocatore più avanzato del suo team, nuovamente gli viene dato la VP tra le mani, quindi Gamezone che si ridimostrano ancora di più molto molto versatili, mentre forse le difficoltà dei Rising Note in questo inizio partita è proprio, lo vediamo, l'impossibilità di cambiare un po' stile di gioco, anche perché l'economia non è che gli dà grossa manovrabilità, ma sempre la VP su Styla, poche granate e devono cercare in pratica la giocata individuale. Ci ricordiamo quel round vinto e anche grazie alla giocata di Kreaz che aveva rubato il tempo migliore a Juo. E quindi continua un po' questo stile di gioco, e finché i Rising Note non riusciranno a rompere l'economia dei Gamezone saranno davvero dolori. Qui c'è bisogno davvero di una giocata un po' risolutiva. Sì, diciamo che mi sembra che i Gamezone, almeno da questi primi 5 round, siano davvero illeggibili su Overpass e abbiano un bagaglio di conoscenze, di strategie, di tattiche sempre diverse. Guarda qui anche come hanno preso piano piano il controllo di tutta la mappa, addirittura si sono spinti fino alla fine del parco. Adesso Kla però riesce a cercare Juo, quindi a difendere la mappa. Kreaz dall'altra parte era ben nascosto nella zona dei tunnel, e quindi altro frag per loro. Si ritrovano solo in tre i Gamezone, a cui forse l'ho un po' tirata, però Fusion molto attento, chirurgico, il suo HS, ma poi subisce il ritorno di Sapphire ed è 4 contro 2 a 33 secondi dalla fine. Gamezone si devono sbrigare, hanno piazzato, ripeto, tutti i round. Per ora andiamo a vedere se piazzano 6 volte su 6. È così, quindi la loro economia comunque ne gioverà. Che errore lì di Styla che fa passare la bomba. Qui si vede tutta la difficoltà di manovra di Rising Note, che però adesso hanno un'occasione da non perdere. 4 contro 2, Simoz perde l'angolo giusto con Morpheus che cerca di dargli il giusto supporto. Però il round è in mano loro, 4 a 2 il risultato. Rising Note che si riportano sotto e soprattutto perdono solo un'arma, raccattano, lo vedete ancora una volta, WP, 2 AK, e in pratica si rimettono immediatamente in carreggiata. E adesso, come vedete, economia che sarà spesa per gran parte dei Gamezone, che vediamo un po' cosa cambiano. AWP su Juo, quindi cercano di cambiare qualcosa. Juo ha decisamente un buon punto di partenza, quindi anche l'opportunità magari di fare qualche giocata rischiosa. Vediamo un po', Molotov lanciata, infatti forse prova a prendere la picca, però non c'è sicuramente bisogno. Allora, 1 minuto e 40, si va in avanti e Rising Note che adesso provano ad aggredire la zona di Long. Occhio Fusion. Comunque doppio AWP da parte dei Rising Note, uno su Style e l'altro su Kreaz, quindi anche i Rising Note cambiano qualcosa. Questa strategia, chissà come cominciano a prendere le misure. Occhio appunto come Kla fa intuire, secondo frag adesso su Archer, rimangono solo 3 Gamezone a 1.18 sul timer. Simoz però entra sul lungo a caparbio e si porta a casa la testa di Kla. Questa è un'ottima notizia per il suo team. Adesso devono cercare di avanzare. Morphe e i suoi compagni inquadrato. Morphe adesso bravissimo su Sapphire, 3 contro 3, bellissimo round, batti e ribatti, avanti e indietro di emozioni. E andiamo a vedere se si riuscirà a chiudere da una parte o dall'altra. Styla perde tantissima vita su questa spraiata di uno dei giocatori dei Gamezone, e quindi deve, costretto a ritirarsi. Anche Kreaz comunque dotato di AWP ed è nascosto. Styla tra l'altro è andato a prendere la K, probabilmente sa che a poca vita l'AWP sarebbe un regalo, probabilmente nelle mani di Gamezone se vincono il round, o comunque che non può ingaggiare con quella vita appunto da una lunghissima distanza, e quindi si è andato a procurare una K. Adesso qui è Simoz che lancia la flash, questa volta però non c'è Styla ma Kreaz, super carico con quella VP, sta un po' facendo il buono e il cattivo tempo, mentre Morpheus ha trovato già un HS importante, quasi un mezzo delirio per lui. Adesso trova la seconda kill con Kreaz che gli viene in pratica regalata questa chance, prova addirittura il wallbang, tutto nelle mani di Juo, sta però per essere accerchiato con Kreaz che sembra aver trovato il round per vincere finalmente l'MVP, ci pensa però Kodixer a togliergli da sotto il naso questa chance. Kreaz va per la defusata, 4 a 3, si portano sul meno 1, ancora WP in vita, e da quando c'è il WP ben piazzato sembra che i Gamezone hanno perso un po' di ritmo e un po' di libertà nella mappa, e questo sta riaprendo incredibilmente questa prima metà di match. 3 a 4 che probabilmente, visto che gli avversari sono in eco, potrebbe essere un 4 a 4, partita, ripeto, equilibratissima, bella da vedere e con tantissimi colpi di scena e ribaltamenti di fronte, nonché molte giocate di skill, visto e considerato che i 10 giocatori presenti sul server in questo momento sono tutti dotati di veramente un aim eccezionale.
e possono veramente riuscire a fare la differenza uno dopo l'altro. Andiamo a vedere come si giocano questo Eco e Game Zone. Stanno passando nella zona di tunnel. Adesso erano su Squeaky, in verità tornano indietro. Andiamo a vedere se chiaramente, insomma, con le pistole bisogna cercare di uscire molto molto perentori. Là dietro non c'è nessuno, o almeno sembra non esserci nessuno dei Rising Note, ma Cody era ben piazzato, fa un HS su Fusion, il primo ad essere visto dei suoi. Occhio però, perché io non sono arrivato a bombsite, questo è ottimo da parte loro. Kreaz però fa un altro frag, Kodixer è a 3, 4 frag per lui, 2 per Kreaz, ed è la pratica, viene risolta in maniera facile, 4 a 4 chiaro. 4-4 e adesso tutta l'inerzia del match è in favore della Rising Note, Gamezone che devono in qualche maniera provare a rimediare, magari a rimettere un po' in sesto il tutto. Vediamo un po', hanno però, tra virgolette, solo 5 AK a disposizione, non potranno sfruttare la WP. Si è anche un po' fermato Ark, che dopo quell'inizio non è più riuscito, aveva 7 kill in precedenza, è rimasto fermo su 7 anche negli ultimi 3 round. Qui Styla trova il Kobe con la complicità di Kla, che raddoppia. Ark finalmente riesce da quel punto di vista a sbloccarsi con Juo, che non trova il tempismo perfetto. Fire però continua a rischiare un po' troppo, e allora finalmente Juo a trovare questa opening 3 contro 3. Kla è sempre fermo verso l'ingresso di bagni, la bomba però è molto arretrata. Gamezone che continuano a prendere un po' di spazio all'interno della mappa, quasi a trovare questo ventaglio. Adesso però c'è bisogno di raggrupparsi e di trovare un po' la finalizzazione dell'azione, che fino a questo momento è un po' mancata almeno negli ultimi 2-3 round. Ma Morpheus davvero incredibile ancora una volta, il suo ingresso nella zona centrale della mappa. 1-2 e la difesa dei Rising Note viene spazzata via, rimane solo Sovietto Kreaz, che può nuovamente vincere questa sfida personale contro Juo, un po' uno Svezia-Finlandia ad altri tempi. Fusion va a piazzare la bomba, economia salva, ma attenzione, Kreaz è arrivato e non credo che venderà facile la pelle. Andiamo a vedere quanto riesce a essere incisivo nel round Kreaz, che chiaramente ha cambiato arma in mano un M4, cerca ogni angolo, potrebbe essere quello giusto, riesce a trovare quello dove si nascondeva Fusion, sempre lì c'è Morpheus, autore di un ottimo round fino a questo momento. La bomba ticchetta, Kreaz lo va a cercare, Fusion, scusate, Morpheus scende le scale, chiaramente cerca di far perdere le sue tracce, Kreaz cerca di andare al defuse senza kit, non sale Morpheus, e Rising Note che vincono questo round, veramente a cavallo di un Kreaz spettacolare. E Kreaz finalmente, dopo un inizio un po' addormentato, ha trovato il ritmo, quello di cui ci ha fatto divertire tanto nella scorsa stagione. 5-4, un ribaltamento di fronte davvero assurdo, e adesso continuano i problemi per i Gamezone, perché i Rising Note hanno cominciato a mettere da parte più di qualche spicciolo, e quindi potranno continuare a comprare sempre e comunque, almeno nei prossimi round. Gamezone invece, che hanno già sfruttato una gran parte di tutte le granate a disposizione. Seamoth è qui bello arretrato, che cerca di guadagnare qualche informazione, ma Rising Note, che iniziano come al solito molto aggressivi, non vogliono dare l'opportunità ai Gamezone di far esplodere la manovra all'inizio, e poi si rimettono dentro i punti bomba a riccio, dove i Gamezone, almeno in questo momento particolare del match, sembrano avere qualche difficoltà in più a trovare le kill e magari la giusta opening per poi piazzare la bomba. Beh, sicuramente il round precedente avrà influito molto sull'andamento dell'umore del team di Simos, visto che era un round praticamente vinto, che è stato, non dico buttato, però sicuramente l'azione di Kreaz si poteva evitare. Kreaz, ancora lui, va a prendersi la K di Juo in questa sfida Svezia-Finlandia, lo ripetiamo, vinta ancora da Kreaz. Sì, ancora una volta, l'ha vinto quasi tutte. Qui Archer era posizionato molto bene alle spalle di Kreaz, e uno dopo l'altro in Rising Note, se non fosse per Sapphire e Styla dall'altra parte, riesce a ribaltare invece la situazione. Adesso siamo 3 contro 2 a 34 secondi dalla fine. Devono decidere dove piazzare la bomba Gamezone, ed è successo in questo momento. La bomba è stata piazzata in B, rimangono Fusion e Morpheus, quindi le speranze del team The Gamezone. Muore però, muore in questo momento, e Fusion ne fa 3! Il giocatore torinese, se non sbaglio, e riesce a vincere il round. Ripeto, che partita. Spray ne abbiamo, cioè Fusion Spray ha. ne abbiamo, Fusion ne ha. Fusion ha tenuto quella K lì, ha detto dove vai? Cioè, lo vedo proprio lì indemoniato con quel mouse.
E questa è la giocata individuale che ci aspettavamo più da Rising Note, invece è arrivata per i Gamezone e ti riapre ancora una volta questa sfida, ancora una volta di più, quindi tutto da decidere, ma Rising Note pronti a cambiare nuovamente manovra difensiva. Questa volta li rivediamo verso la zona di lunga con Morpheus che non sembra essersene accorto, forse rallentano la manovra, Styla sbaglia l'ingresso, ci pensa però Kra 1-2 vincente con Ark che finalmente mette fine alla streak di uccisioni trovate da Kra, ma in questo momento match davvero in cui entrambi i team si stanno affrontando a viso aperto e la differenza la faranno i dettagli, ma decisamente Kreaz sta bloccando in tutti i sensi Juo, 2-0-7 il suo parziale. Non credo, boh, che Juo così in basso non l'avevamo mai visto e sarà difficile che adesso anche con un pizzico di fortuna trova la KS su Kha'Zix, ma è un po' poco. 2 contro 2 con Kreaz in vita è comunque un round da tenere sott'occhio. Archer è lui probabilmente il migliore dei Gamezone, almeno fino a questo momento. Kreaz dall'altra parte riesce a fare uno contro uno e adesso sarà Kreaz contro Archer. Tutto da vedere questo uno contro uno, soprattutto a bomba piazzata. Archer quindi ha il vantaggio tecnico, tattico di insomma giocare in difesa, invece Kreaz, come però ha dimostrato in precedenza, è veramente l'uomo dei retake e adesso potrebbe riuscire anche a vincere questo uno contro uno. Certo, il tempo a sua disposizione è tiranno, ha il kit questa volta quantomeno e ha già eliminato dove l'avversario, è riuscito a fraggarlo con un HS davvero micidiale, va sulla bomba, la disinnesca e Rising Note 6 Gamezone 5. E qui Kreaz, un altro clutch per lui, altre statistiche che vanno ad aggiungersi al suo rollino personale di almeno fino a questo momento del match. E decisamente senza quei due o tre clutch potremmo commentare una sfida decisamente diversa. Invece, ancora una volta trova l'HS, trova ancora una volta l'arma per i propri compagni. E vediamo che in questo momento rischia anche forse più del previsto. Va solo di MP9. Forse non si aspettava dei Gamezone subito aggressivi che volevano cambiare immediatamente il ritmo ancora su questo dodicesimo round. Non lo so, stanno provando a cambiare un po' i Gamezone, ma Kreaz, guarda qua, di nuovo propositivo e trova addirittura 50 HP sempre su Juo, che inizierà un po' a mangiarsi le mani. Dice: porca miseria, questa sera non va niente con il piede giusto. Però se la porta proprio a casa, poi Morpheus ancora lui riesce a insomma distruggere, disintegrare le difese del Rising Note in questo bombsite B, e adesso devono effettuare un altro retake, l'ennesimo i Rising Note, però sono davvero bravissimi a portarsi a casa. Adesso sono 2 contro 2 grazie al frag di Morpheus su Class. Tyler Sapphire contro il solo Archer che è rimasto ormai l'unico dei Gamezone a poter la situazione. Lo vede però Sapphire in un pertugio, in un angolo tra la colonna e quel muro, stava sparando all'altro avversario, il giocatore dei Gamezone, e fanno 7 a 5 i Rising Note, che davvero sembrano una. Ogni proiettile sarà una danza, mi tocca dirlo. E qui questa volta tra l'altro hanno rischiato perché si è messa a defusare Styla che non aveva il kit, ovviamente la sua era la posizione migliore per fare quel tipo, per aver scelto quella soluzione con Sapphire in copertura. E adesso 7-5 Kreaz che continua con MP9, no in realtà adesso che si trova di fronte un eco decide di prendere un M4, non ha però Kevlar, Helmet o altro, quindi decide di andare così nonostante 6,50 comunque ancora da parte, vedremo un po' se la scelta viene ripagata. Nel frattempo Styla continua a macinare un ulteriore uccisione ancora una volta con la VP e Fusion che cerca disperatamente di inventarsi qualcosa con la sua Desert Eagle, riesce in due, forse tre tempi a far fuori Klam. È davvero una magra consolazione perché vedete i Rising Note sono già ben posizionati in difesa qui sul punto bomba di A. Simoz addirittura si beccherà il coltello in faccia da parte di Styla. Morphy 1 contro 3 trova giusto il tempo di vendicare Simoz, ma adesso inizierà il difficile, bomba a sua disposizione, Kha'Zix e Sapphire sono però già lì in agguato ad attenderlo. Ha effettivamente 1 minuto, può anche tentare di ruotare completamente dalla parte opposta della mappa. Vediamo qui però che ormai perde anche il fattore sorpresa. Sapphire si palesa, gli dice: ok, sei bloccato qui, cosa hai intenzione di fare? Morphy è qui che guarda verso il camion. Il tempo passa, forse possono anche credere che sia andato via. In realtà Morpheus rimane convinto della sua scelta. 8-5 e Rising Note hanno avuto, dopo una partenza
un po' a rilento, stanno tirando fuori davvero un match quasi perfetto. Sì, quando hanno cominciato a giocare, gli Insuns si sono trovati sempre in difficoltà e quella serie di bombe piazzate che ha assolutamente aiutato l'economia del team dei Gamezone. Adesso in questo round non sono riusciti a piazzare, per esempio, e stanno trovando molte difficoltà a proprio imprimere la loro manovra. Mentre inizialmente non erano leggibili, questa volta, dopo un po', i Rising Knot sembrano aver preso le misure e sembrano riuscire a difendere questa overpass in maniera del tutto impeccabile. Andiamo a vedere se sarà così anche in questo round numero 14. Siamo sull'8 a 5. Ricordiamo che a 15 round si chiude questo primo side. Poi vedremo a side invertiti che cosa succederà. Entrambi i team comunque giocano per i playoff. Lo ricordiamo, questo è il match dell'lunedì sera. E quindi nel frattempo è Kla a prendersi i riflettori. Due kick potrebbero trasformarsi in tre. In realtà ci pensa Sapphire a finire la sua azione. 3 contro 1. Simoz ha il favore dei punti vita, 100 contro i 73-75 di Sapphire e i soli 5 di Kreaz. Ma come avrete intuito, è una bella differenza numerica. 3 contro 1. Sapphire, tra l'altro, è già posizionato dietro il camion. Però è Kha'Zix che arriva con il tempismo migliore. 9 a 5 il risultato. Tendo a ricordare che in base agli incroci avuti questa sera nelle altre sfide, tra cui Outplayed che hanno pareggiato contro gli Hexaequo, se i Rising Knot vincono e fanno 3 punti, ovvero vincono questa prima mappa e poi la seconda, possono finire questa quinta giornata addirittura primi in classifica. E quindi chi l'avrebbe mai detto? Quindi assolutissimamente torneo apertissimo, davvero tutto da scrivere ancora. Tutto da scrivere e chissà che playoff vedremo. Quindi, ragazzi, rimanete saldamente con noi, seguiteci sui nostri social, Twitter, Instagram, Facebook e ovviamente qui su Twitch, perché ne vedremo delle belle. Intanto Archer però vuole imprimere un altro vento a questa partita, fragga due persone e quindi porta la situazione sul 5 contro 3 di vantaggio da parte di Gamezone a 1.15, quindi con tutto il tempo del mondo per decidere quale bombsite bombardare, diciamo così, bombardare, su quale bombsite piazzare la bomba. Attenzione, si passa da questa zona dei tunnel, occhio perché Kha'Zix però ha intuito tutto. Sapphire riesce a stabilire quasi la parità numerica, ma non è così perché Morpheus e Simoz fanno 4 contro 1, rimane il solo Kha'Zix. Del tutto improbabile, Archer con la sua tripla con questo wallbang se lo porta a casa. Finisce 6 a 9 il primo side ed è tutto da giocare il secondo. Sì, questo 9-6 lascia un po' più di manovra anche ai Gamezone, che comunque credo che abbiano subito il colpo. È la prima volta che vengono decisamente surclassati sul piano del gioco. Abbiamo visto dei momenti in cui potevano anche perdere di più il controllo del match. Il rammarico dei Rising Knot sarà aver avuto quella partenza più che a rilento e che non sono riusciti a bloccare immediatamente quei Gamezone. Abbiamo visto pistol davvero rapido, davvero ottimale, anche un paio di giocate di Arc. Poi hanno preso un po' le misure anche grazie alla complicità di Kreaz, che ha trovato finalmente la giusta posizione, il giusto equilibrio all'interno del team. Ricordiamo, è la prima sfida che gioca Kreaz quest'anno con loro e se riescono a ritrovare quel tipo di tranquillità anche nella seconda half, magari già dal pistol, per i Gamezone potrebbe venire forse la prima vera sconfitta di questa EVC. Non la primavera, la prima sconfitta. Ricordiamo che i Gamezone sono a 3 vittorie e un pareggio ottenuto contro il Team Forge, quindi sono assolutamente imbattuti in questa prima parte del campionato ESL Vodafone Championship. Adesso andiamo a vedere come si comportano i due team in questo pistol round che vale moltissimo, soprattutto per i Gamezone. Dicevi di Kreaz che con i Rising Knot gioca addirittura oggi la sua prima partita, sembra che ci stia giocando da una vita, direi, perché per ora è stato veramente mattatore. Lascia però il campo di battaglia eliminato da Juho in questa sfida ormai tra stranieri che stiamo sottolineando.
tirando più volte da una distanza siderale. Il giocatore dei Rising Note, dei Gamesen, è riuscito a prendersi il frag. Adesso sbilanciati i Rising Note che in attacco devono trovare qualcosa in più. Fusion, poi frag a Stylek là, quindi ormai sembra tutto deciso per questo primo pistol, scusate, per questo secondo pistol round, e Gamesen che si avviano a vincerlo, però come il primo, attenzione. E occhio, perché se ci ricordiamo abbiamo visto la sfida di prima in cui Forge hanno vinto i primi due pistol e poi comunque sono riusciti a perdere la mappa, quindi mai dire mai, però ancora anche questo round è un po' più lungo, anche se abbiamo visto che Sapphire è stato ucciso, Ark che arriva alle spalle, e rispetto proprio alla sfida contro i Forge in cui l'abbiamo visto magari cercare qualche giocata un po' più rischiosa, ha capito che contro i Rising Note è bene non lasciare nulla al caso, anche se forse aveva pensato per un istante di andare di coltello. Trova la kill, 9-7, e vediamo, 4 M4, un solo MP5 nelle mani di Morpheus, e Rising Note invece che vanno per un eco totale. Ovviamente non avevano un granché, il prossimo potranno comprare, vediamo un po'. Qui sarebbe importante per il loro stile di gioco, per la manovrabilità nel prossimo, cercare di trovare qualche kill, anche se la vedo davvero tosta. Sicuramente su Archer, poi Simoz, però il bello e cattivo tempo con una doppia riporta però acqua al suo mulino Kreaz, quindi 3 contro 2, Gamesen che perdono due armi, non è buono al secondo round. Tra l'altro una di queste armi è nelle mani di Kreaz, diciamo uno degli uomini più pericolosi del team dei Rising Note. Andiamo a vedere se da soli Codexer e Kreaz riusciranno a impensierire la difesa dei Gamesen, che comunque risulta ben schierata ancora, manca però tantissimo tempo, quindi per ora nessuna delle due squadre si vuole scoprire. Addirittura Cody è fermo in un angolo, cerca, non va a cercare informazioni, cerca che, cioè aspetta che qualcuno magari vada a fare un passo falso, ma i Gamesen sembrano invece molto saldi sulle loro convinzioni, molto saldi sulle loro posizioni. Anche perché hanno già perso un paio di armi, tutto sommato. Qui Codexer verrà sicuramente richiamato per prendere proprio quel secondo M4. Vediamo che quindi il round è tutt'altro che chiuso, sono però già in due lì Gamesen ad attenderli. Confusion, che lo vedete, ha preso tante informazioni dalla parte opposta della mappa, adesso però forse intuiscono che non c'è modo di fare quel tipo di movimento con Morpheus, che comunque non si fida, potrebbero essersi infiltrati alle spalle. In realtà sarà una sfida agli ultimi secondi proprio sul punto bomba A, con Juho che questa volta sbaglia completamente l'approccio. Morpheus tira dritto per dritto, trova il primo, in realtà ci riesce a trovare il secondo su Codexer, che sembrava avere in pugno almeno il plant economicamente parlando. 9-8, tolgono però tre armi e tutto sommato direi che siamo sulla parità più totale, sia a livello economica che mentale che anche di round. Comunque ottima partita di Morpheus, sottolineiamo insomma lo score del giocatore italiano, perché sta giocando davvero bene. Tra l'altro ha fatto frag, non solo tanti frag, ma moltissimi frag importanti, quelli che contano, quelli che tagliano le gambe all'avversario. Andiamo a vedere la Rising Note adesso con armi, come decideranno di impostare il loro attacco su questa overpass. In lungo c'è Archer che era avanzato tantissimo, è riuscito a fraggare Kreaz, poi Kla se lo porta a casa, e queste informazioni ovviamente sono importanti direi per entrambi i team, non solo per i Gamesen che sono in difesa, per capire come si è schierato l'avversario. Attenzione, qui sarà uno scontro tra Kla che ha flashato e Simoz che lo vince. Stai però riporta la situazione in parità, guardate con quale precisione effettua da dietro quella roccia un avanti indietro con i colpi. Ha subito qualche danno, pochissimo, rimane a 78 ed è 3 contro 3 con ancora insomma nulla di fatto. Qui vediamo, perché hanno ancora tutte le opzioni aperte i Rising Note, sembrano voler anche cercare di tornare verso B. In realtà vediamo che Styla ritorna sui propri passi, va a ravvicinarsi insieme a Codexer, la bomba a ruota, Confusion però che è già ruotato proprio al piano superiore qua su A, quindi troveremo di nuovo il punto bomba, quello prescelto per la giocata. Questa volta Morpheus sarà leggermente in ritardo col movimento, ma Fusion trova la kill importante. Adesso una flash, occhio però, si deve spostare Codexer,
rimane nella terra di nessuno. Ma davvero, Fusion così è davvero difficile da battere. 9 pari, Fusion si prende tutti i riflettori. E di nuovo vediamo uno stallo sui team con i Gamezone. Sì che hanno vinto, ma dovranno guardarsi fino in fondo nelle proprie tasche per poter comprare. E Rising Note che possono anche andare, lo vedete, di pistole. E con qualche kill e magari un plant possono nuovamente tenere in vita questo match. Fusion, Archer, Simos, Morpheus stanno tutti offrendo una prestazione maiuscola per quanto riguarda i Gamezone. Dall'altra parte anche i Rising Note stanno giocando una partita corale, tutti stanno influendo sui vari al massimo. Archer, doppio frag per lui, e poi Simos quasi a chiudere i conti, eccola una doppia anche per lui. E dopo due doppie rimane solo in vita il povero Kreas, che può cercare qualche frag, può levare qualche arma probabilmente ai Gamezone, ma di più, 1 contro 5 a bomba per terra, diciamo che non mi aspetto. E questo potrebbe essere un problema per il proseguo della sfida, perché adesso i Gamezone si creeranno un minimo di tesoretto. Occhio però, perché Kreaz ci ha fatto vedere fino a qui di poter fare qualsiasi tipo di giocata. Però continua la classica marcia Morpheus, che ancora una volta entra nel ruolino di questo round. 10-9, primo controsorpasso in favore dei Gamezone, che trovano anche la doppia cifra. Ma i Rising Note li vediamo, possono comprare un po' tutto quello che vogliono. Decidono di non comprare la VP, quindi rispetto a quanto visto in difesa con un doppio cecchino a disposizione, in attacco optano per andare di 5 armi d'assalto. E quindi vedremo un po' come la manovra verrà influenzata da questa scelta. Mentre vediamo anche i Gamezone invece molto aggressivi, anche se Art forse ci ha creduto un po' poco ed è tornato subito indietro. Sì, Gamezone che sono andati a prendere davvero non solo qualche informazione, probabilmente cercavano un giocatore fuori posizione nella zona di Fontana e nella zona dei tunnel, però adesso si sono ritirati e stanno difendendo la mappa. Avanzano invece i Rising Note su lunga, dove non c'è nessuno. Loro ovviamente non lo sanno, ma potrebbero raggiungere il bombsite A senza avere opposizione. E piano piano lo stanno facendo. Sono in 3, qui giù, dietro a quell'angolo, bravissimo a fraggare Codexer. Quindi le prime informazioni sono nelle mani dei Gamezone. Occhio però, perché sono praticamente arrivati, se ne sono accorti Gamezone, che comunque hanno ritirato sul punto bomba, ma vengono diciamo eliminati dalla skill di Gamezone, che adesso ancora Fusion riesce a fare 3 contro 2. E adesso bomba piazzata, Rising Note che possono provare ad andare a vincere questo round, anche se insomma 3 contro 2 ancora è possibile il retake dei Gamezone. Sono però ben divisi qui i Gamezone, rischiano tanto. Giù tra l'altro bloccato immediatamente dalle retrovie, ci pensa però Morpheus, 2 contro 1. Adesso Clapper sul fattore sorpresa, arriva però il tap perfetto, Morpheus viene disintegrato, 10 pari, e Cla con questa quadrupla tiene in vita i Rising Note e soprattutto manda un po' in rovina tutto il piano di gioco dei Gamezone, che adesso saranno costretti a forzare. Ma abbiamo visto, l'idea era sicuramente quella buona dei Gamezone, che hanno ruotato al momento giusto, ma non c'è stato forse la giusta comunicazione fra Ark e Simos. Quando è arrivata la flash, un po' Simos aveva ancora la propria granata in mano, i Rising Note invece erano già pronti per pushare. Arriva però la VP su Ark, ma questo è un grande investimento per i Gamezone, che devono vincere per forza o rischiano vedere scappare via i Rising Note nel momento cruciale del match. E già, tra l'altro nessun kit comprato per i Gamezone, quindi devono andarsi a giocare questo round senza andare nella fase di retake, perché lì potrebbero essere dolori. Andiamo a vedere i Rising Note, che comunque intanto hanno preso un po' di danni sul corpetto di Styla, che rimane a 28 punti vita, sono ben pochi per affrontare il proseguimento. Bravo Kreaz a mettersi in una posizione difficile da individuare da parte dei Gamezone, e adesso continua l'avanzata sempre di Kreaz. Come ha fatto attraverso la smoke a fraggare giù? Si sarà mosso veramente un pixel a parte del fumo. È riuscito però nell'intento appunto di fare un frag. Morpheus dall'altra parte ristabilisce la parità numerica, ma Styla fa subito 4 contro 3. E adesso Gamezone, che sono un po' in difficoltà, ci pensa però a fare 3 contro 3, addirittura 3 contro 2 con Styla e Kla, che hanno pochissimi punti vita, e adesso non credo che riusciranno addirittura ad entrare in questo bombsite. Spero per lo spettacolo di essere smentito.
3 contro 2, mancano 28 secondi, sono obbligati a provarci, ormai sono arrivati fino a lì. E qui, peccato, Kreaz si è girato nel momento meno opportuno. E, tra l'altro, quello lì, ragazzi, è stata davvero una smoke kill incredibile. Non so come, sicuramente la GoTV che ci ha ingannato, ma lì i sensi di ragno. Davvero ottima la giocata di Kreaz, che però non sono riusciti a sfruttare neanche quel tipo di giocata individuale. E come vedete, round che perdi, round che lasci in mano ai Gamezone, e adesso si ribalta nuovamente la situazione. Giù con l'MP9, Rising Note in emergenza economica, e adesso sono loro ad aver investito tantissimo, perché dovessero perdere sono i Gamezone che possono davvero avvicinarsi drasticamente al 15° con Kreaz che viene immediatamente chiuso fuori dai giochi da Giù. Morpheus è pronto ad incrociare lo sguardo con Fusion, Fusion che rimane comunque concentrato verso Shot e costretto a girarsi verso Mostro. Ancora una volta il classico spray control perfetto da parte di Fusion, e direi che invece di andare su YouTube o provare in map, voi fate una clip a Fusion che tira lo spray, ve la riguardate 5-6 volte, poi andate a giocare, avete già capito come funziona. Beh, ripeto, i due giocatori Fusion e Morpheus stanno offrendo una prestazione maiuscola al team di Gamezone, che adesso conduce 12-10. Rising Note in eco, costretti adesso, dopo aver vinto il primo side, a inventare, veramente a fare gli straordinari per vincere questa mappa. Devono cercare un particolare. Tra l'altro adesso, ripeto, sono in eco e sarà molto difficile. Non riescono neanche a levare dalla sua posizione Simons, che se ne fa 4. Morpheus gli leva la gioia dell'ace, ma fa 13-10 il team The Gamezone, che adesso vede davvero da vicinissimo la possibilità di rimanere imbattuto, perché se dovessero ottenere la mappa, chiaramente al limite i Rising Note potrebbero fare pareggio in questa EVC. Davvero strano, perché comunque va dato atto che Rising Note ci hanno creduto alla vittoria e continuano a crederci ovviamente, ma hanno investito prima, hanno rischiato, era una giocata rischiosa, non ha dato i suoi frutti. Adesso Styla non riesce nemmeno ad avanzare dall'ingresso di base e tiro. Vedete, tanta la pressione in difesa per i Games, dovrebbe dire in attacco, perché davvero stanno giocando a trazione, non lo so, a trazione anteriore. Qui li vediamo nuovamente molto aggressivi. La tua analisi è completamente giusta. Per far perdere i punti di riferimento ai Rising Note, i Gamezone avanzano sempre all'inizio round per poi difendere subito dopo. Fanno perdere quei 30 secondi ai Rising Note e soprattutto cercano di ottenere informazioni molto importanti, perché già un suono dell'HI che fa male potrebbe appunto cambiare di molto le informazioni a disposizione dei Gamezone. Kreaz comunque è il primo ad aprire le danze su Simoz. Situazione economica comunque Gamezone rosa, anche se perdono questo round sicuramente potranno comprare al prossimo, tranne Fusion che in verità con $2200 non è proprio ricchissimo. Però 5 contro 4, Rising Note che adesso sembrano molto più convinti e di nuovo stanno andando verso il punto bomba. Occhio Sapphire, altro frag per lui, 5 contro 3. E questo è importante, perché obbliga almeno Fusion a rimanere qua concentrato. In realtà qui ci pensa Giù a cominciare le danze. Ark nel frattempo ha fatto tutto il giro della mappa, trova una kill per bloccare la rotazione di Sapphire, ma come vedete sono già in pieno movimento i Rising Note. 19 secondi che saranno sfruttati alla perfezione per piazzare la bomba. Qui Fusion deve tenere gli occhi aperti, vediamo però che tiene la granata in mano. Kreaz si toglie lo sfizio del primo, riesce a spostarsi, e adesso per Ark sono davvero problemi. 13-11 che si trasforma incredibilmente ancora di più in un match straperto. Ricordiamo, Overpass, mappa scelta dai Gamezone, e io mi preoccuperei, perché se Rising Note giocano così Overpass e poi hanno scelto Mirage, e Gamezone, sì, ok, adesso hanno i soldi, ma devono vincere questo round e chiuderla in fretta in furia. I soldi però li hanno anche i Rising Note, che questa volta in attacco, credo in maniera inedita, mostrano la VP nell'iconico Styla, che appunto prende in mano la sua, l'arma a cui è più affezionato. Subito uno scontro tra Klai e Archer, lo vince il primo. Ancora Gamezone davvero molto aggressivi nel cercare informazioni, kill, qualunque cosa nella mappa. Vanno ad aggredire i punti dove non dovrebbero, insomma, esserci per difensori, non dovrebbero esserci CT. Questa volta hanno la peggio, anche Morphy lascia il campo di battaglia sotto colpo di Sapphire. Simos però invece molto attento, lì ha visto partire la granata, quindi sapeva che prima o poi sarebbe uscito un uomo, esce velocemente e si prende l'HS.
4 contro 2,05. Sapphire però fa 4 contro 2. Sembra andare tutto insomma, dal lato delle note nascenti, no, note come Rising Crescenti. Crespelle, note crespelle. Comunque, 4 in vita, Rising Note, che quindi si riportano sotto sul 13-12. Come vedete, Gamezone costretti in pratica a osservare anche per questo ulteriore round e molto probabilmente ci ritroveremo su una parità perfetta. Rising Note, quindi, che dimostrano anche di essere mentalmente concentrati di non mollare il colpo. E qui, davvero, dopo questo round sarà davvero un rush finale, però qui occhio, Molotov sbagliata. Qualche danno effettuato, non troppo, ma occhio a lasciare questo tipo di incertezze perché davvero pu puoi accusare il colpo. Round di eco per Gamezone. Che partita, signori! Veramente un batti e ribatti. Sembravano ormai aver preso il largo Simmons e Soci, e adesso sono stati. Wow! Mentre dico recuperati, Giuo ci piazza questa HS su Codexer, va a prendersi la sua arma, una K che gli servirà molto nel proseguo di questo round. Però dicevo. Gamezone che sembravano aver preso il largo, Rising Note che adesso hanno recuperato fino a costringere addirittura l'avversario in eco, e adesso 4 contro 5, nonostante lo svantaggio numerico, possono effettivamente fare qualcosa. Kla e Krea spiazzati molto bene all'uscita dei CT, che ancora forzano molto, ma cercano di aggredire anziché difendere Gamezone, e dall'altra parte Rising Note, che hanno un gioco insomma abbastanza facile in questo round. Fanno 13 pari perdendo solo due uomini. Però adesso l'inerzia è in favore dei Rising Note, perché ok, anche se dovessero perdere, guarda l'economia da parte, potranno comprare e comprare ancora. Invece Gamezone sono un po' al loro lean, qui si giocano tutta questa prima mappa, 4M4, l'AWP su Giuo un po' assente da questa prima mappa, quindi non so, vorrà rifarsi almeno in questi ultimi round. Rising Note che adesso ci hanno preso gusto e lo sanno che stanno procedendo con il piano corretto, perché lo vedete, i Gamezone non stanno più aggredendo, questa è un po' la riprova che stanno piano piano conquistando tutto il terreno di gioco. Guardate di nuovo in controllo di Long, e i Gamezone sono in pratica spettatori quasi inconsapevoli, devono affidarsi a qualche errore dei Rising Note, magari qualche sbavatura, ma in questo momento hanno trovato un buon ritmo. Sì, Rising Note assolutamente padroni adesso del ritmo delle loro note. Styla, ancora frag su Simmons, però occhio perché c'è anche, era ben nascosto, riesce a portarsi a casa l'idolo dei Rising Note, appunto Styla, 4 contro 3 per ora. Occhio perché Giuo però fa 3 contro 3 con questo frag su Kla da distanza siderale. Adesso nella smoke riesce a fragare Fusion, Kreas dall'altra parte per Giuo, rimane Morpheus contro 3 Rising Note che sembrano avviarsi alla vittoria di questo round importantissimo, perché porterebbe davvero in un altro eco i Gamezone, che come potete vedere economicamente stanno messi molto male. Adesso Morpheus dovrebbe provare il tutto per tutto, ma vediamo dalla minimappa che è fermo in un punto della mappa dove cercherà probabilmente di non farsi trovare. Al limite per lui qualche exit frag, e quindi sarà 14-13, signori. Rising Note che riescono a recuperare. Incredibile. E arriva il di nuovo controsorpasso da parte dei Rising Note, questa volta però in un punto assolutissimamente più fondamentale del match, perché siamo sul 14-13. I Gamezone, lo avevamo detto, non hanno un granché alla mano da poter comprare, da poter utilizzare per difendersi al meglio, e non so neanche. Qui vediamo un po' che tipo di soluzione optano. Vedo comunque una scelta un po' più conservativa, diversi soldi da parte, quindi giocano per il pareggio. Non lo so, Beh, scelta. dai, che avresti fatto? Cioè, nel senso, giocano per il pareggio, giocano per gli overtime, poi gli overtime possono vincere. Lo so, ma rischi, eh? Cioè, dopo devi fare due round praticamente senza errori. Wow, nel frattempo Giuo, così che ci dice, ok, guarda che anche questo round ci siamo. No, non lo so, ti dico, qui si vede chi ha le granate più calde, diciamo. Ecco, mettiamola così per non essere volgare, e chi Beh, io invece ha due flash. credo che comunque la scelta tatticamente sia buona quella dei Gamezone, perché giocare per gli overtime è la cosa migliore, secondo me, perché se poi forzavano in questo round e andavano a perdere le armi, non ci sarebbero stati neanche quelli. Poi possono i Gamezone vincere due round di seguito. Intanto comunque questo round ancora
ha qualcosa da dire o aveva dopo che Kreaz ha eliminato Stosh. Sarà difficile ormai per i Genzon andarsi a rifare. Sì, ma da solo l'IGL dei Rising Knot nulla può contro qua, scusate, l'IGL dei Genzon nulla può contro 4 Rising Knot. Adesso è il momento della verità. Genzon con le spalle al muro devono vincere 2 round su 2 per portarsi agli overtime. Vediamo se riusciranno nell'impresa e insomma, io sono pronto a perdere la voce. Tu? Ma decisamente, ma tra l'altro, come vedi, viene chiamata anche una pausa. Capiscono l'importanza, da questo momento poi non hanno più possibilità di errore. Arriva la VP su Ark. E come si suol dire, siamo un po' al momento cruciale. Tutto verrà giocato negli ultimi 2 round, proprio al cardiopalma. Rising Knot che potranno eventualmente comprare. Quindi, davvero, sono senza nessun tipo di difficoltà per i Games. Un poco importa, devono per forza avere tutto il possibile in queste ultime 2 chance rimanenti. Ricordiamo ancora di più che questa è la mappa scelta per quanto riguarda i Gamezone, che quindi inizieranno anche a pensare dopo siamo su Mirage, dove i Rising Knot hanno dimostrato di poter giocare molto bene contro tutti gli avversari. Quindi Rising Knot che sono in questo momento in una posizione abbastanza di ferro, però chi si ricorda i match visti fino a qui, anche contro i Forge, hanno perso 2 o 3 match point e ad un certo punto hanno quasi rischiato di perdere. Quindi questa serie A è sicuramente imprevedibile, almeno fino a qui. Vediamo però se finalmente i Rising Knot saranno maturati anche da quel punto di vista con il WP su Gamezone. Quindi giocano il tutto per tutto qui. Beh, comunque non abbiamo detto, ricordato che anche i Rising Knot sono battuti, imbattuti, scusate, in questo campionato. Quindi sicuramente i due team giocheranno anche per mantenere questo primato. E occhio a quello che succede qui. Archer apre le danze, lui, Genzon, quindi, che dovevano fare il miracolo e cominciano a salire queste scale con il frag su Styla. E adesso possono giocare, possono permettersi di giocare con il vantaggio numerico 5 contro 4. Attenzione all'azione di Rising Knot che si sposta da A, dove è stata effettuata quella kill che abbiamo visto prima, non proprio lì, però insomma, quella era la zona su cui stava cercando di andare Stara, a B. Adesso attenzione, questo frag di Kla che riporta la situazione in parità 4 contro 4, e un'altra volta Gamezone che hanno avanzato troppo, probabilmente, ripeto, nella ricerca delle informazioni che ogni tanto ti costano una kill. Qui vediamo Codexer, qui stanno giocando molto cauti i Rising Knot, sentono che questo è un round super importante per il loro cammino in EVC e proprio per questa serie anche i Gamezone, dopo aver cominciato di nuovo con il classico stile aggressivo, sembrano aver preso finalmente le posizioni migliori. Kreaz lancia le granate, pronto adesso con questa flash, arriva però la Molotov, questa Molotov toglie un po' di spirito in mano ai Rising Knot, con Kreaz che si ritrova solo soletto in mezzo a una terra di questa Gamezone, ci mette però di nuovo del suo, arriva la doppia, adesso deve andare per la quadrupla, si sposta all'interno del punto bomba, Arche lì sotto, Simoz che arriva, trova un altro, adesso uno contro uno, Simoz contro Kreaz, Simoz sa di avere i secondi a disposizione, usa la testa e qui davvero tutta l'esperienza e tutta la tranquillità, io qui probabilmente sarei impazzito. Quindi perfetto Simoz, 15-14, si va in un ultimo round, saranno davvero gli ultimi 100 secondi di pura follia, ma guardate un po' l'economia, Gamezone nonostante tutto sempre in super difficoltà. Già, perché è proprio questo che probabilmente potrebbe fare la differenza. Mentre hanno giocato il round precedente con armati fino ai denti, addirittura con una VP, avendo perso 4 giocatori su 5, i Gamezone si ritrovano a giocare in questo round, come potete vedere, con delle armi non ottimali. Rising Knot da parte loro avevano un tesoretto ben, insomma, probabilmente migliore di quello dell'Italia a livello di manovra economica, e quindi si sono potuti comprare di tutto di più. Adesso stiamo a vedere questo round se i Gamezone riusciranno veramente ad imprimere una svolta alla partita e portare i Rising Knot sugli overtime. Lì avrebbero quantomeno il vantaggio psicologico di aver recuperato una situazione incredibilmente complicata.
E qui vediamo perché passano i secondi, siamo già a un minuto dalla fine. Classico ventaglio per il Rising Note. Questa volta Styla cerca di trovare qualche informazione. Prima ha avuto la peggio su Ark, questa volta invece lui ad aprire le danze nei confronti di Simoz. Quindi svantaggio numerico che va un po' a peggiorare una situazione già abbastanza drammatica per i Gamezone, che rivedete hanno Ark e Juho con solo due MP9. Qui Ark cerca di inventarsi uno spray dalla distanza. Gioca qui, esci, entra da questi bagni, ma niente da fare. Kreaz e Klass sono perfetti in questo ingresso. 5 contro 2, siamo davvero ai titoli di coda, perché per Morpheus e Fusion c'è bisogno di un miracolo per vincere questo round. Qui cerca con le granate di guadagnare secondi preziosi, ma si ritrova in mezzo al cataclismo. 16-14, Rising Note che vincono la prima mappa, e adesso sono loro a giocare per rimanere imbattuti. Ricordiamo, se vincono anche Mirage, possono finire questa serata in testa alla classifica e riscrivere un po' quello che siamo stati abituati a vedere fino a qui. Eh già, valori in campo che tu non ti aspettavi, vero? Perché comunque, insomma, avevi dato un po' i Gamezone favoriti. Esatto. E invece Rising Note riescono a strappare la prima mappa 16-14 ed era la mappa scelta da Gamezone. Ovviamente la linea ai nostri analyst Ala e Gulli per una, insomma, una spiegazione molto più in profondità di quello che è successo in questa partita. Noi ci rivediamo per mappa 2, sarà Mirage. Bentornati in studio, ragazzi. Un match veramente. Non posso dire nulla. Ro ha dato perdere tutte le prediction, Adesso Gugli, oggi. ci sarà chi ha messo sulla coppa, la mia faccia con No. scritto: questo è l'uomo che ha detto che perdevano Easy Rising Note. No, oggettivamente un match che, come vi ho anticipato io, No, no, non io, tu. all'inizio. Durante la pausa precedente, sì, un match No, un bel veramente match, bel match. sudato, tanto sudore da entrambe Sai le parti. Io cosa hanno sofferto tanto i Gamezone? ero temevo l'overtime. I Gamezone hanno sofferto molto da una mancanza di Juho. Juho un po' in difficoltà, c'è da dire che Rising Note hanno giocato il Jolly, hanno giocato la carta Kreaz. E la Che ha carta fatto una gran Kreaz partita. Sì, gli ha però. permesso di portare a casa davvero No, concordo che ha fatto una aiutato. gran partita, Kreaz è un po' concordo. l'anti-Juho nell'ordine di cose di un match del genere, Però secondo Juho è stato il peggiore dei suoi, praticamente. Cioè, il peggiore dei suoi è stato quello che ha Sì, avuto meno impatto. ha fatto un po' più fatica rispetto al Anche solito. se ci sono stati dei round molto importanti persi da parte dei Gamezone, che secondo me, se non perdiamo qui, cioè, hanno perso un 1v3, che poi li hanno andati in eco addirittura, mi sembra. Bruttissimo quest'ultimo, penultimo round, hanno perso 4 armi. In un 4v1 hanno perso 3 armi quando potevano perderne una. Questo perché? Perché troppo hanno cercato di fare un po' gli spavaldi, di andare a prendere la kill. Queste cose contano. Contano perché poi alla fine l'ultimo round ho dovuto giocare con gli MP9. Non vai a perdere con le 3 armi, c'hai 3M4. Sembrano delle cagate, detto sinceramente, sembrano delle cavolate. Però perdere le armi così diventa importante nell'economia del gioco. No, questo senza ombra di dubbio. L'economia è comunque un fattore assolutamente fondamentale in Esatto. CS e ti basta alla fine molto poco per metterti in crisi da solo, Sì. insomma, per andare a complicarti la vita, magari anche quando in realtà la situazione non è così complicata. Basta alla fine solo un buy al momento sbagliato, un force al momento sbagliato e fai in fretta a rovinarti un match con le tue mani. Comunque, detto questo, io ribadisco, secondo me, man of the match di questa prima mappa, senza dubbio, Kreaz per i Rising Guarda, Note. ci sarebbe un Kreaz Kreaz che, cioè, sai che io Claudio. Un Kreaz onestamente. Claudio. Claudio ha fatto un 1v. Allora, Claudio ha fatto un 1v3 pazzesco. Perché devo essere sincero, l'1v3 che ha fatto è stato pazzesco. Perché l'ultimo shot. Applauso a Claudio perché è un gran bello shot. Ha fatto due kill, una kill in una smoke dal balcone che. Non lo sa neanche lui. Bacca? Credo non lo sappia neanche lui come. Bacca? Sparava da destra a sinistra, ha preso HS. Però va bene. Però ha fatto una bella partita, ha giocato bene e Kreaz ha fatto il suo. Io lo darei più a Claudio. Non lo so, io secondo me Kreaz rispetto a come l'abbiamo visto, comunque ricordiamo che Kreaz ha giocato tutta La anche season la scorsa. stagione scorsa Quindi con i Makers, li conosce praticamente a con i menadito, Makers che quasi. ora è lo stesso
lo stesso core che stiamo vedendo nei Sì, Rising c'è solo Note. Styla di diverso. E Esatto. Sapphire, che aveva giocato forse 1 o 2 partite l'anno scorso, al Sì, posto di... l'abbiamo visto Ah, al di posto di tanto in Thomas. tanto, sì, l'abbiamo visto di tanto in tanto, però Kreaz ha anche giocato alle finali d'anno, quindi Esatto. cioè, è stata una presenza costante in tutta la prima parte della, cioè, durante la stagione Summer. In Winter non l'avevamo ancora visto e non l'avevamo ancora visto per motivi molto seri, perché stava provando con i Digital Chaos Ah sì, all'inizio sì, ed era vero. stato in trial fino a 2 settimane Sì, fa abbiamo con visto, i... c'era stato solo nella prima partita, mi Esatto, sembra. poi ha iniziato il suo trial con i Digital Chaos. Esatto. Digital Chaos, che non è che erano gli ultimi No, arrivati, sono arrivati alle semifinali del avevano. minor, mi sembra, quando Esatto, c'era Kreaz. e c'era anche Pronax, Devil Wall come No, coach. Pronax non c'era. No, non ce l'ha già più Pronax. Non c'era, vabbè, comunque Però è era un team passato da che lì. aveva all'interno No, Pronax lui e c'ha comunque Devil Wall come esatto. coach. Esatto. Ah, comunque era giusto per farvi capire da che Cioè, esatto. background arriva Devil. Scusami, Beh, adesso Kreaz, andando. secondo me, è uno dei talenti svedesi più promettenti Sì, che in c'è. questo momento, in questo periodo. È un po' andato, secondo me, è un player che può migliorare molto, è uno star Mi player che ha sembra che si sia un un po' perso futuro. fuori dalla scena svedese. Non so come. È stato anche un po' macchiato dal fatto del suo ex compagno che l'hanno stato bannato per cheating. Perché Sì, ricordiamo che Adem, sì. giocatore con cui giocava, è stato bannato per cheating. Sì. Cioè, è una situazione un po' complicata, ma in generale lui, secondo me, come personalità, non ha No. mai, non si è mai integrato alla grande Può con il essere. resto della scena svedese. E Però è un gran questo giocatore, magari l'ha sicuramente. tenuto un po' più ai margini. Altri, invece, magari meno forti di lui, però Sì. più, tra virgolette, amichevoli, si sono riusciti a fare strada un po' meglio, perché comunque una scena solidificata, a step molto chiari come quella svedese, avere determinate amicizie ti permette di saltare diversi No, passaggi. quello è E sicuro. l'abbiamo visto anche, cioè, l'abbiamo visto anche con Jayzer, ad esempio, comunque è un altro player che Che secondo me è tra l'altro era poi fenomenale, andato nei sempre Valiants, svedese. però anche lì si è perso, perché Anche lì adesso è si è un po' stato... perso, Però però... hanno fatto il suo cambio e si sono qualificati al minor i Sì, Valiants. tanto qua, cioè, a me ad esempio, già, ho fatto l'esempio di Jayzer perché è un altro player con cui è giovane, con cui mi è capitato diverse volte di interagire, che conosco, e secondo me è un altro player che è un po' il futuro, ha un suo futuro nella scena svedese. È ancora una scena, quella svedese, che nonostante le difficoltà, tanti senatori che magari Sì, impongono un non... po' un qualcosa. Esatto, non aiutano particolarmente questi player giovani a Comunque, crescere. volevo dire una cosa. Adesso parlando di Kreaz, però, guardando i 3 stranieri che ci sono in questa partita, abbiamo Kreaz, semifinale del minor europeo. Sì. Arch, qualificato al SIS Ormai. minor. Yuho, semifinale del minor europeo, quarto di finale insieme al nuovo mix team Certo. che ha. No, Sono tre infatti, scarponi, eh. appunto, cioè, stiamo parlando di un livello tecnico che forse è quello più alto mai In raggiunto EVC, sì. In in una Italia, competizione probabilmente. esclusivamente italiana. E va, esatto. Cioè, dentro il contesto, dentro la scatola Italia, questo è il massimo che abbiamo mai raggiunto, Sì. forse nella storia di Counter-Strike. Sì. In generale, contando anche CSS, CS 1.6, cioè, questi sono dei talenti che, secondo me, parlo soprattutto in questo caso di Kreaz. Giò è una posizione un po' più particolare. Secondo me Kreaz lo vedremo presto, cioè magari non prestissimo, però nel giro di un anno girare su il tier 2 medio alto internazionale, secondo me, considerando quanto è giovane. Poi vedremo. Comunque, senza dubbio, stiamo parlando di player in generale, team che in un match del genere stanno facendo vedere un tasso tecnico che è bello da vedere. Questo Io è un bel CS da l'ho detto vedere. all'inizio di questa EVC, che ho detto che questa sarà l'EVC più difficile possibile. Intanto vedo che stanno iniziando il knife, quindi Sì, se i caster sono se i caster sono pronti, pronti, gli dobbiamo passiamo la capire. parola. Noi abbiamo Però fatto, ci siamo un po' persi a parlare di Kreaz, della scena no, svedese, però cioè, secondo me sono nozioni anche che magari un appassionato che guarda, cioè, deve imparare a conoscere, fa parte anche della crescita dello spettatore. detto questo, passiamo alle parole di cassa perché stanno per iniziare il pistol, quindi parola ad Akira e Keanu. Ci vediamo dopo per la conclusione, A raga. dopo.
Bentornati ragazzi per questa seconda mappa di quinta giornata tra Gamezone e Rising Note as Vodafone Championship. Che partita quella precedente, finita 16 a 14 su Overpass. Ora si gioca Mirage, il knife round l'hanno vinto i Gamezone. E adesso ricordiamo, mappa scelta da Rising Note, tra l'altro Rising Note che hanno sempre giocato in maniera quasi impeccabile questa Mirage, almeno in questa stagione, quindi davvero dopo i pronostici e vedendo che Gamezone fino a qui avevano dominato la stagione, adesso sono loro a dover tenere gli occhi aperti, a mostrarci qualcosa di diverso, ricordando che i Rising Note hanno vinto 16-2 contro le Manguste qui su Mirage, che era un po' la mappa iconica delle Manguste arrivati dalla Serie B, mentre i Rising Note non hanno poi ovviamente giocato contro gli HG e Gamezone invece, che hanno vinto 16-1 Mirage piccandola contro gli Atilax, e i Rising Note poi vi ricordate hanno vinto piccando proprio Mirage contro i Forge 25-22. Però sono già arrivati i primi colpi, 3 contro 3, ma si va già di retake. Già Rising Note che sono riusciti a piazzare la bomba in via, adesso Gamezone che sono costretti a recuperare, andare sul sito e vedere quello che riescono a fare. Cade Styla, quindi 3 contro 2, adesso Clana sposto dietro al furgone, riesce a guadagnare tempo, a guadagnare anche una kill, rimane Fusion contro Kreaz, vince quest'ultimo lo svedese ed è 1-0 Rising Note che partono col piede giusto. E di nuovo Kreaz subito importante, un altro clutch, sarebbe curioso vedere quanti clutch è riuscito a vincere lui solo soletto fino a questo punto, ma è sicuramente importante avere un giocatore del genere che ti sblocca anche quei round che a volte sono ostici. Adesso quindi partono un po' come avevano lasciato, con un vantaggio economico e con il vantaggio di round, almeno uno per l'esattezza fino a qui, 3 AK 2 MAC 10. Gamezone quindi nuovamente sulla difensiva e vedete provano comunque ad aggredire la zona centrale della map, ma qui molto ben piazzato Sapphire che lancia la granata, se la prende comoda, e Clack nel frattempo inizia a capire che si tratta di uno stacco, ovvero Gamezone che si sono mossi tutti insieme. Quindi un'altra bomba che verrà piazzata, ancora soldi, e Gamezone che staranno probabilmente a guardare. Sì, ok, possono uccidere Sapphire, ma è una magra consolazione, è solo un Mac 10 alla fine. Possono, nel senso che non è successo comunque, perché adesso rimane a 17 Sapphire, perde la vita solo Kla dei Rising Notes, adesso rimane giù con uno di vita, praticamente basta un bacetto per eliminarlo dal campo di battaglia, e quindi insomma Rising Note che sicuramente si porteranno sul 2-0. Vedremo chiaramente Gamezone come con le armi sapranno insomma imporre un gioco diverso a questa mappa. Comunque ti volevo far notare che anche sul primo round Gamezone, che nella loro difesa sono sempre molto aggressivi, l'azione di sul mid di Juo che si è portato avantissimo fino a vedere uno dei giocatori di Apple, forse è costato il round ai Gamezone, perché poi alla fine lì qualcuno ci ha lasciato le penne. Sì, hanno un po' questo stile di gioco molto aggressivo, però devi essere perfetto. Abbiamo visto che quando in un match in cui trovi degli avversari che sicuramente ti possono vendere cara la pelle, devi dare il 100%. Quindi Gamezone che sembrano forse con un po' più di difficoltà a livello comunicativo in alcune giocate, l'abbiamo visto anche prima su Overpass, ma adesso vediamo Rising Note che dopo il 2-0 puntano a fare bottino pieno, ma attenzione perché Gamezone hanno già comprato lì. Fusion cerca qualche informazione saltellando, arriva adesso il suo spray, Codexer si sta avvicinando, sono obbligati a usare le poche granate che avevano potuto acquistare i Gamezone già sull'inizio del round, e qui i Rising Note saranno sicuramente soddisfatti. Continuano con il ventaglio, la bomba che rimane lì a terra, Ark qui che gioca in mezzo a un muro di colpi e di smoke, riesce ad avere la meglio proprio nei confronti di Kreaz con Codexer che ristabilisce le distanze, però una 4 contro 4 con la bomba che rimane ben distante, e non lo so, devono stare attenti anche sul timer perché manca un minuto e devono cominciare a prendere una scelta. Sì, un minuto è ancora tanto, ma se devi fare molti metri, se devi riuscire a occhio, perché qui Archer riesce a ottenere un frag abbastanza facile dall'alto verso il basso, dall'altra parte c'è la sfida Sapphire Fusion, occhio però perché sono arrivati nel punto bomba prescelto, che ha già partita la rotation di uno degli uomini di Gamezone.
ma Styla fa 3 contro 2 adesso con la sua doppia, quindi tripla per lui, di un flickshot impressionante da parte di Mr. Porto, e l'ultimo frag sempre suo per una quadrupla davvero spettacolare. Bravissimo Styla, Rising Note 3, Gamezone 0 e Ineco. E questo è un bel cazzotto per il morale, sapendo che sono già sotto di una mappa zero. Rising Note, che come potete vedere leggono perfettamente questo tipo di round, adesso hanno due Mac 10, cercheranno di fare cassa. Gamezone, che più che sulla difensiva sono davvero in allarme rosso, sembra davvero che hanno accusato il colpo. Guarda Styla davvero in scioltezza, in due tempi trova l'HS su Fusion Arc, prova a fare una delle sue giocate, ma è davvero troppo ben piazzati i Rising Note, che sembrano comunque carichi e concentrati, non sembrano voler lasciare nulla al caso. 4 contro 3, se Morpheus qui non fa una gran giocata, riesce con il primo, sbaglia però il secondo colpo, per sbagliare insomma è un'azione sicuramente complicata per chi gioca al gioco lo sa. Simoz e Juo si ritrovano adesso con un grosso onere alle sulle spalle, devono trovare due giocate perfette con questa digola. Addirittura Simoz però decide di ruotare, sentono però arrivare un passo alle spalle, quindi un po' di confusione con Simoz che finalmente viene richiamato in questo punto bomba, ma ormai la frittata è fatta e non lo so. Sì, davvero con la digola, comunque dietro una cassa, nascosto, se avesse intuito che i giocatori dei Rising Note passavano da appartamenti, secondo me sarebbe andata diversamente. Invece è stato insomma allontanato, si è allontanato, è andato da un'altra parte, e questo non gli ha permesso di arrivare puntuale all'appuntamento appunto con il frag, e difficilmente poi puoi fare un retake con la Deagle, ecco. E qui adesso cambia un po' il volto del match, doppia WP per i Gamezone, se vi ricordate, nella mappa numero 1 i Rising Note hanno svoltato con il doppia WP, adesso però tocca ai Gamezone, che dovessero perdere invece si ritroverebbero in un baratro decisamente scomodo. Qui Simoz decisamente cerca... profondo, sì. Qui guarda, cerca di giocare sul brivido, proprio spostandosi destra-sinistra, Clan non riesce a trovare l'HS, ma il danno è stato fatto con Juo che gioca molto molto passivo, sfrutta la smoke lanciata dalle retrovie per finalmente guadagnare un po' di spazio. C'è una flash ma non c'è nessun tipo di possibilità di sfruttarla al massimo, Confusion addirittura che si mette in movimento, adesso ruota verso il punto bomba di A, bomba ancora in terra, Rising Note che comunque ci hanno fatto vedere che possono giocare, soprattutto qui su Mirage, un'ottima passività, ma occhio perché mid Kha'Zix'er ha preso le misure, aveva la testa fuori controllo, e adesso finalmente un piccolo spiraglio di luce per questi Gamezone. 5 contro 4 Gamezone che riescono appunto a vedere per la prima volta un po' di vantaggio contro i Rising Note su questa Mirage. Due sembrano saldare i conti e creare qua, però non ci stanno. Alla fine Fusion, altro frag per lui con la VP, non l'abbiamo visto molto con la VP in queste, nella mappa precedente Fusion, però mi sembra saperlo usare molto bene. Effettivamente sì, ma in Team Gamezone è molto versatile. Volevo tipo soffermarmi cioè sul tentativo di Kreatz, che sembrava un po' quando uno prova a fare un salto goffissimo, cioè ci ha provato, mi è piaciuto il tentativo, ma davvero è stata un po' una telefonata lì per quell'ultima kill di AWP. I Rising Note che tutto sommato sono tranquilli, hanno ancora questo bonus round, se così mi passate il termine, perché come vediamo hanno ancora tutti 5 AK da poter sfruttare. Gamezone che invece mantengono in vita il doppio AWP, mantengono le distanze quindi in maniera sicuramente fattibile, un 4-1 lascia ancora tutto d'aperto, e Rising Note che non cambiano il loro stile. Bomba a terra, riescono finalmente a raccattarla, verso un minuto dalla fine si muoveranno dentro il punto bomba, ma vediamo che sono ben divisi Gamezone, e attenzione, questa volta la scelta di mettere solo due giocatori in A potrebbe essere rischiosa. Per come comunque è andata la partita precedente, giocata fino all'ultimo round, 16-14 alla fine, mi aspetto che anche questa sia uno spettacolo da vedere. Juo fa due frag, poi Archer ne fa un terzo, Sapphire rimane da solo e Rising Note di nuovo costretti probabilmente a concedere un altro round agli avversari Gamezone, perché qui 1 contro 5 Sapphire deve fare davvero la mission impossible, e non mi ricordo se lui somigliasse o meno a Tom Cruise.
Decisamente non ho sentito la musichetta in sottofondo. Abbiamo visto che Fusion. Com'è la musichetta? Adesso me la fai, però. Di Mission Impossible, però non no, ti ho detto che non si è sentita. Tra l'altro, pensa un po' che serie fallimentare se fosse finita così Mission Impossible. Al primo capitolo esce fuori Fusion come cattivone e finisce subito la serie. Che storia triste. Però qua faccio di tutto pur di non cantare. 4-2 il risultato e Rising Note è la prima volta negli ultimi, non lo so, 10-12 round, considerando anche la mappa precedente, che li vediamo in difficoltà economicamente parlando, e Gamezone che tira un sospiro di sollievo. Ma questo doppio AWP quanto sta dando di supporto alla manovra dei Gamezone? È stata davvero la giocata fondamentale. È vero, doppio AWP sì, a giocare fondamentale, tra l'altro un HE che lascia veramente i segni sui corpi dei Rising Note, che però riescono in maniera perentoria ad entrare nel bombsite B e addirittura a prendersi l'AWP che adesso nelle mani di Kreaz, Simos e Fusion, poi ristabiliscono la parità numerica 2 contro 2, che è comunque da parte dei Rising Note. Qui Sapphire, bellissima la sua giocata, si era nascosto dietro un muro, ha aspettato che l'avversario fosse a tiro e non ha fallito il colpo, rimane lui e Kla che poi la bomba contro Fusion dotato di AWP, potrebbe conservare ma no, cerca il retake, adesso è uno contro uno, entra nel sito, ha in mano la K, se la sfida è contro Kla, tra l'altro ha la pistola, non riesce Fusion a fare tantissimi danni, ma alla fine alla meglio il giocatore di Torino e va a disinnescare la bomba. Gamezone che sul filo di lana vincono questo round. Mi è piaciuto però il tentativo di Kla, che ha giocato subito aggressivo, ha cercato con quella Deagle di trovare l'HS risolutivo iniziale. È davvero un peccato, però 4-3, quindi match sempre apertissimo. Vediamo che finalmente arrivano anche gli AWP nelle mani dei Rising Note, che decidono di cambiare qualcosa. Io però ricorderei che, per quanto visto contro i Forge, che diciamo è l'unico vero match grosso che hanno disputato questi due team contro i Forge, appunto, però su una mappa come Mirage. In quel caso i Rising Note hanno giocato benissimo da CT e non sono mai riusciti a trovare il ritmo in attacco. In questo caso invece vediamo Rising Note già ben decisivi e ben carichi proprio in attacco. Quindi Gamezone devono stare attenti. Di nuovo Gamezone presi alla sprovvista e Rising Note che si stanno finalmente un po' togliendo di dosso anche quelle giocate lente. Mi sembrano funzionare alla perfezione. Ancora Gamezone che comunque perde un uomo nel tentativo di guadagnare informazioni in una parte molto avanzata della mappa, forse troppo avanzata della mappa. Kla adesso sembra mettere il suo sigillo su questo round, 4 contro 2, si ritrovano Morpheus e Simos che adesso ci vuole un po' di fortuna, magari incrociare un avversario che non si aspettava che fosse lui, e oltre a quello andare a effettuare il retake. 1 contro 3 Morphy contro Styla, Kla e Kreaz, tra l'altro tre signori giocatori, quindi deve fare davvero un miracolo. Andiamo a vedere, insomma, se non era Tom Cruise il giocatore di prima, adesso Morpheus che fa i miracoli, sarà Padre Pio? Tra l'altro bellissima la pagina, cioè così, giusto per... Nel Beh, quella te frattempo... l'ho fatta conoscere io, di la Sì, verità, è vero, è vero, è vero. Nel frattempo però c'è da ricordare come in questo caso per Morpheus sarebbe stata un'ottima soluzione se fossero mancati pochi secondi. Invece, rispetto alle giocate iniziali molto molto lente, queste giocate aggressive e un po' più rapide dei Rising Note gli permettono proprio di fare questo. Metti che in realtà avevano giocato passivi, si ritrovavano a 3 contro 1, però Morpheus è sul punto bomba che devi per forza aggredire, magari gli scappa l'HS, ti perdi il tempismo migliore. Invece, avendo ancora 59 secondi, ti ritrovi 3 contro 1. Morpheus ha fatto il primo HS e loro si spostano dalla parte opposta. Quindi, piano di gioco impeccabile, un buon cambio di ritmo. Gamezone nuovamente in eco e non si mette affatto bene per i Gamezone. E qui i Rising Note iniziano ad annusare prima posizione in solitaria in classifica e un piede verso i playoff. Attenzione, forse però troppo possibile, se riesce a farla in quella posizione complicata. Poi Giulio gli dà una mano e adesso si prendono due armi addirittura di Gamezone, che erano in questa situazione di rete. Qui Kla non riesce a fermare l'avanzata di tutti i suoi avversari, ne fragga uno però, 2 contro 2, Fusione Giulio contro Styla e Sapphire. Adesso è complicato il round che sembrava molto facile, Giulio tra l'altro fragga Styla e adesso è 2 contro 1, il solo Sapphire in questa clutch importantissimo e difficile, con bomba tra l'altro a terra, quindi da recuperare.
E qui vediamo Sapphire che comunque ha di nuovo, quindi classica possibilità, 50 secondi sono più che sufficienti. Decidi di lanciare questa smoke, un po' discutibile perché perde un po' il fattore sorpresa quella smoke, sanno che è arrivata da lì, però riesce a trovare anche il tempismo migliore per far fuori i fusion. E qui giù, guardate, sta guardando nel mezzo, un po' come un wizard, si gira però in questo momento sulla sua destra, trova quindi la kill e qui è sicuramente tempo di reazione. Occhio nel mirino nel mezzo. Un occhio che guarda a destra, un occhio che guarda a sinistra e super reattività, quindi perfetto per lui. 5 a 4, si rimantengono in gioco e Rising Note che invece vanno in eco. Continua un po' questa montagna russa per entrambi i team. Nessuno dei due sembra riuscire a prendere il largo, e se uno dei due ci riesce, poi vediamo un po' di deconcentrazione, un ritorno di fiamma degli avversari, non lo so. Comunque, due round di eco di entrambi i team che sono andati a chi appunto non aveva armi in precedenza di Gamezone, scusate, in precedenza di Rising Note, e poco fa in Gamezone. Attenzione quindi a questo round in cui Rising Note, come appunto ho appena detto, riescono a fare comunque un po' di casino ad entrare nel punto bomba anche senza armi. Occhio però dall'altra parte Fusion con il suo VP riuscito a fare un doppio frag perfetto, ma se ne faccio lui una tripla bellissima. Ci pensa Simos, l'IGL dei Gamezone, a fare il round ed è 5 pari, nessuno molla un centimetro. Una partita bellissima come quella nella mappa precedente. Gamezone e Rising Note stanno offrendo davvero un Counter Strike fantastico. Io chiaramente spero di vedere le playoff e spero che ci regalino sempre più giocate così spettacolari. Però sono 4 armi perse. L'investimento è davvero di quelli da capogiro per i Gamezone. Anche Rising Note, però, non è che se la stiamo passando benissimo. Un Galil soltanto qui per Kla, che è un po' il player più avanzato del suo team in questo momento verso mid, mentre Fusion va con questa doppia kill con un colpo solo. Qui si erano messi bene in filotto Codex e Kreaz. Ark qui cerca il Kobe che arriverà in parte, ma sono solo 40 HP, se così si può definire solo, perché con già 2 giocatori in meno e 40 HP tolti immediatamente a Kla, la situazione si fa sicuramente complicata per i Rising Note. Gamezone che quindi possono anche respirare un attimo e prendersela comoda, anche se Fusion ha deciso di fare tutto lui, mentre Sapphire dalla parte opposta sul punto bomba cerca di conquistare un po' di controllo di mappa e magari fare un po' di cassa. Doppia a addirittura arriva la tripla con il primo errore di Fusion e occhio perché 2 contro 2 si riapre anche questo round. Mamma mia, veramente come si riapre? Sembrava erano 5 contro 2 se non sbaglio. E adesso sono riusciti a fare 3 frag i Rising Note che si avvicinano al punto bomba insieme all'ordigno. Quindi possono andare al plant probabilmente. Hanno da affrontare Morpheus che è qua dietro in zona di base CT. Adesso andiamo a vedere come si comporterà il giocatore dei Gamezone. Cosa deciderà di fare? Tira una flash. Quindi uscirà da quella zona, ma c'è Styla molto attento in verità dall'altra parte a fraggare Archer. Quindi Morpheus contro 2, Styla va al plant. Adesso Morpheus potrebbe girarsi là dietro e trovare l'avversario sguarnito. Intanto lo tratta appunto, ma poi subisce il ritorno di Sapphire ed è 6 a 5 per i Rising Note. Che clutch per Sapphire, ma qui ci fa vedere tutta la deconcentrazione dei Gamezone, cioè non possono perdere in una sfida così tirata, non puoi perdere questo tipo di round e in queste condizioni Sapphire qui davvero deve essere portato, non lo so, sempre gioca benissimo, sempre su Mirage, una di quelle mappe in cui può fare la differenza, ma davvero questo è un round che ti può cambiare il corso della serata qui di nuovo. Quindi Rising Note che possono prendere il largo con Kreaz che almeno prima di morire fa un po' di cassa con quel MAC-10. Tempo c'è Kla che continua a mettere pressione. Possono giocare anche di trade perché hanno sempre comunque un player di vantaggio. Qui Simoz cerca in qualche maniera di sfruttare le poche granate a disposizione con Kla però che ci ha preso gusto. Arriva anche Styla a dargli il giusto supporto. Round che si conclude così 7 a 5 più 2 di nuovo per i Rising Note. Sembra quasi un po' una falsa copia del match precedente, ahimè per i Gamezone. Beh, finalmente comunque un round di eco dove tutto va, tra virgolette, come deve andare, cioè una delle due squadre viene dominata da quelle con le armi, perché è successo questo, hanno perso un solo uomo in Rising Note e probabilmente Gamezone che effettivamente hanno allentato un filo la pressione psicologica quantomeno su questo round di eco e adesso tra l'altro sono costretti ad affrontarne un altro. Quindi situazione difficile per loro, Kreaz poi non sbaglia un colpo qui su Simoz, un HS perfetto,
l'altro non subisce pochissimi danni, solo 16 sul suo corpo. Styla dall'altra parte non gli serve più, utilizza la pistola. Poi Cody, poi Kreaz, un'azione corale da parte dei Rising Note che vanno a vincere questo round quasi con un frag a testa, e Gamezone costretti con Morpheus giusto a trovare qualche shit frag, ma viene visto in questo momento da Styla, e guarda lì con la sua pistolina da lontanissimo che cosa sfoggia il giocatore, anche lui di Torino. E adesso qui si giocano molto i Gamezone, devono un po' replicare a questo stato di forma ritrovato dei Rising Note in questa seconda parte della prima half. Rising Note che continuano AWP su Styla, 4 armi d'assalto invece per i restanti compagni. Gamezone che invece sono un po' mezzo servizio, sì ci sono 5M4, ma sono un po' a scarsità a livello di granate, c'è anche solo un defuse. Un kit nelle mani di Fusion che quindi dovrà stare molto attento perché deve essere un ottimo collante. Kreaz però gli viene chiamato che sotto di Special Simmons, gli prende il tempo, gli prende anche la vita, e in questo momento sono dolori per i Gamezone, con Fusion che riesce a salvarsi solo grazie al muro del mezzo, ma Sapphire è già pronto e carico per trovare e cacciare il proprio avversario. 5 contro 3 che diventa 5 contro 2, un altro round mandato ormai negli annali. Eh già, lui Sapphire davvero perentorio, si è andato a cercare la sua preda come un cacciatore, l'ha trovata dietro l'angolo, la scattava l'avversario, e poi lui comunque ha proseguito ed è riuscito a fraggarla alla fine. Quindi bravissimo lui, bravissimi Rising Note che dal 5 pari si portano sul 9 a 5, vincendo 4 round di seguito in attacco su questa Mirage che, lo ricordiamo un'altra volta, è la mappa che loro hanno scelto. Quindi insomma sentono davvero da vicino la possibilità di essere primi da soli in classifica dopo 5 giornate e soprattutto rimanere imbattuti, che è una soddisfazione ancora più grande. Occhio a queste Molotov tirate in quella zona, è la seconda che vediamo, la prima l'aveva tirata Kreaz in maniera perfetta, che rallentano su mid l'opposizione degli avversari e la possibilità dei difensori di ottenere informazioni. E tutta l'inerzia del match adesso in favore dei Rising Note, avanti 1-0, adesso 10-5 potenzialmente con i Gamezone che non hanno granché da poter sfruttare. Simmons ci mette del suo per fare almeno una kill, ma è davvero troppo poco. Vedete che i Rising Note sono già pronti a entrare sul punto bomba. Kha'Zix che trova un altro HS, Kreaz che è pronto a bloccare la rotazione di Morpheus. Giuo non può far niente per cercare di bloccare l'ennesimo round per i Rising Note, addirittura volevano togliersi lo sfizio di un'altra coltellata. 10-5 e Rising Note che sono sempre più vicini a riscrivere la classifica questa sera, e Gamezone che invece andrebbero un po' a complicarsi, e direi che hanno perso un po' di mordente. Non sono sembrati Gamezone visti fino a qui, alla prima difficoltà sembrano un po' sciogliersi, ecco. Comunque, riscrivere la classifica è riscrivere anche un po' la storia, perché se è vero che il Forge conquista la vetta, il primo posto della nostra, del campionato di SL di Counter-Strike Global Offensive, è anche vero che contro gli Engine i Forge fanno 1-1, mentre questi Rising Note potrebbero fare 2-0, e quindi presentarsi insomma con un biglietto da visita dove c'è scritto: "Ehi, ho fatto meglio di te" alle finali. E quindi insomma tutto veramente da scoprire, e poi alle finali, prima ci sono i playoff, attenzione. No, quello certo, però poi alla fine la cosa più importante sono i playoff. Abbiamo visto più volte, insomma, in cui un team che magari è partito benissimo per quanto riguarda appunto la fase a gironi, poi si è andata un po' a spengere. Quindi occhio, sicuramente per il core, che in questo caso è formato da Klai e Sapphire, per essere esatti, potremmo mettere anche Klai e Kha'Zix, ma alla fine il punto fisso è Kla, ha fatto una stagione, è arrivato quarto, una stagione è arrivato secondo, e questa stagione chissà se riuscirà finalmente a portarsi a casa la vittoria. Ricordiamo che poi, da quando tutti, fra virgolette, anche parte dei Forge, erano nel vecchio team degli Hexa, da quel momento un po' è stato dominio dei Forge, quindi tutti gli altri hanno raccolto solo le briciole. Nel frattempo però un altro pistol sicuramente favorevole ai Gamezone, 5 contro 2, e quindi i Gamezone respirano un po', diciamo. Eh già, non ci sta
stanno Jinzon assolutamente a essere la vittima sacrificale di nessuno. E quindi vanno a vincere questo pistol, direi in scioltezza. Flawless, Rico, non perdendo neanche un uomo, anche se qui mi stavano smentendo perché Styla ha fatto parecchio danno sia a Simos che Archer. E fanno 10 a 6. Rising Note comunque che hanno ancora un bel bagaglio di round di vantaggio e che possono un minimo gestire, però subito costretti agli straordinari in eco contro l'avversario Gameson che ha preso subito il pallino del gioco. E guarda che cosa succede, stanno andando tutti verso appartamenti i giocatori di Gameson, probabilmente anche in maniera abbastanza veloce, mentre sul punto bomba di B dei Rising Note non c'è nessuno. E questa è sicuramente una buona lettura per i Gameson, è un po' di morale che viene rimesso, ma lo potete vedere, Rising Note che nuovamente vanno per un eco totale, solo USP silenziate, non hanno davvero niente di niente in mano, quindi davvero un round in cui potevano solo provare questo tipo di soluzione, ovvero staccare, stare tutti insieme su un punto bomba e sperare che i Gameson cascassero proprio su quel punto bomba lì. In realtà adesso Ark va a complicarsi leggermente la vita e forse Sapphire con questa K si può togliere qualche squizio in più. Qui attenzione perché Gameson adesso si ritrovano a 2 contro 1, è vero che mancano pochi secondi, ma forse l'opportunità di provarci c'è. Guarda, infatti ci stanno credendo, eh? Assolutamente sì, l'opportunità di provarci c'è nonostante non ci siano i kit. La bomba ticchetta, 2 contro 1, adesso Morpheus si deve tenere ben nascosto e deve stare attento. Non ci provano però i Rising Note, giustamente hanno fatto tantissimo in questo round e sono entrati in possesso di 2 HK che sono fondamentali per il round successivo. Lo dico sempre, CSGO è un gioco di centimetri, quando li conquisti questi centimetri, andarli a buttare in un retake, tra l'altro quando sei in vantaggio 10-7, sarebbe stata veramente una sciocchezza. Qui si sono tenuti armi, si tengono quindi soldi e possono comprare tanti utility, possono comprare le armi ai compagni, insomma possono veramente giocare con molte più opzioni e hanno fatto la scelta più sensata. E qui vediamo, provano ad aggredire con queste granate Rising Note, non vogliono dare manovrabilità a Gameson che sappiamo essere un team esplosivo, in realtà sfruttano proprio la smoke che doveva cercare di bloccarli per spingersi ulteriormente in avanti. Styla però una certezza, arriva al supporto di Kla, Styla sfrutta tutto il caricatore e l'ultimo colpo arriva dritto nella testa di Fusion con Kla che chiude definitivamente le porte di questo punto bomba. Sapphire si prende giusto una kill per impreziosire la propria scoreboard, ma 11-7 il duo Kla e Styla, tutta la loro esperienza in questa difesa, e Gameson al primo buy round, quindi alla prima possibilità di acquisto dei Rising Note, si rimostrano con tutte le difficoltà di questa serata. Sì, effettivamente qua il round Rising Note sono stati davvero di grande impatto, hanno giocato molto molto bene in difesa e se questo è il risultato di fare armi, wow, sarà difficile per il mio. Qua Styla fa una doppia, primo frag facile, il secondo meno, insomma cerca la tripla il giocatore del Rising Note e la trova, quindi 3 frag per lui. Fusion e Juo gli unici rimasti in vita da parte di Gameson, ma Codixer pone una differenza di Fusion. Styla fa una quadrupla su Juo, Styla davvero in grande spolvero in questa seconda mappa e wow, Rising Note 12, Gameson 7, la storia si avvicina. E vediamo un po' perché qui i Gameson devono provare a smuovere le acque, ma vediamo che hanno sempre più difficoltà, e li vediamo nuovamente, non lo so, hanno giocato in maniera conservativa prima sul 13° round, adesso invece comprano quello che possono, ma là è davvero impeccabile in questo inizio round, ne trova 2 prima di essere fraccato, ma davvero questione di poco, questa volta non c'è Styla ma c'è Codixer, ma poco importa, la situazione è sempre la solita, Gameson in piena difficoltà con Morpheus che si ritrova in mezzo alla mappa colpito a destra e a sinistra. Qui si toglie lo sfizio della kill, 3 però contro 2, manca 1:20 e guarda, non si fermano i Rising Note che come se giocassero ancora una volta in attacco, non danno tregua a Gameson, è davvero un massacro. Sì, sembra un po' ruolo inverso che facevano i Gameson da difensori, adesso i Rising Note forse consci delle loro sicurezze stanno osando un po' di più. E questo comunque gli sta, ecco, dicendo bene. Adesso Morpheus dovrebbe vincere una clutch
difficilissima contro due avversari, però intanto ha azzeccato il punto bomba dove andare a piazzare l'ordigno, visto e considerato che i suoi avversari sono entrambi in B. In verità, questo Staila non è proprio in B, ma sta guardando quella posizione dove potrebbe spuntare il giocatore di Gamezone. Attenzione, qui va a guardare il punto bomba A, non troverà nessuno, come potete vedere dall'X-ray, Staila è là dietro, non può fare nulla e adesso l'ordigno viene piazzato e la situazione viene ribaltata. Morpheus può andare a cercare di nascondersi, se trova una posizione ottima, chiaramente potrebbe andare a vincere questo clutch 2 contro 1. 2 contro 1, vediamo Morpheus che addirittura prova la giocata davvero devastante. Piazza la bomba, fa tutto il giro. Questo è davvero qualcosa di eccezionale. Riesce a compiere l'azione. Adesso però inizia la parte più complicata. Io non vedo come i Rising Note se ne accorgono, se non adesso con Morpheus, che forse non si aspettava questa lentezza di esecuzione, che comunque si ritrova in 1 contro 1. Corix inizia a defusare. Arriva l'HS. Qui Morpheus davvero si prende. Non lo so, questa la chiameremo la mossa Kansas City, la mossa Morpheus, davvero perfetta, 12-8, e questa, ok, ti dà un po' di morale, eh? Beh, sì, e soprattutto rompe ritmo e morale agli avversari. Qua Morpheus ha fatto un capolavoro, scrivetelo con i trattini, C, A, P, eccetera, eccetera, perché davvero è passato da B con la bomba, perché era praticamente in appartamenti, ad A a piazzare, bravissimo a scegliere quel punto bomba. Poi ha fatto tutto il giro, ha incrociato uno dei due giocatori, il primo, e mentre avveniva il defuse del secondo, è riuscito a prendersi anche un secondo HS, riportando linfa vitale alla partita di Gamezone e riportando le speranze di questo team, del team il cui insomma IGL e Simoz, di andare a vincere questa mappa e quindi fare 1-1 contro i Rising Note, che comunque da par loro stanno continuando a giocare molto bene, sembrano molto concentrati, e Kla tira fuori uno shot dei suoi su Archer. 4 contro 5, qui Kha'Zix in controllo. Occhio però perché in Palace è rimasto comunque Fusion, hanno quindi l'opportunità di ruotare la manovra. Infatti lo vediamo, Gamezone che decidono di muoversi praticamente facendo tutto il giro della mappa, andranno ad aggredire verso A. Non c'è nessuno verso mid, è Fusion però che deve fare adesso la differenza. Ha solo un Galil, si becca un HS, Morpheus qui che deve controllare un po' tutti gli angoli di finestra, decide di lasciare andare avanti il proprio compagno con Juho, che trova una fantastica opening su Styla, e questo ci voleva per togliere, per mettere almeno in due tronconi la difesa dei Rising Note. Ma non so se avete notato la minimappa, Kreaz ha fatto tutto il giro del mondo e adesso bloccherà decisamente il flank da parte di Fusion, e la giocata di Kreaz qui ti cambia il volto di questo round. Non sembrano messi bene Games, nonostante Beh, vediamo se lo cambia. Intanto sembra bastare Kla, Cody, e dall'altra parte Kreaz, comunque grazie all'assist di Styla, e Kha'Zix chiude i conti addirittura sfruttando il wallbang su Juho. Gamezone, che peccato perché avevano comunque giocato un buon round, secondo me a livello strategico avevano comunque imposto un'ottima tattica al round, appunto, e potevano trovare miglior fortuna. Così non è stato. Rising Note 13, Gamezone 8, semi-eco, solo Archer dotato di un'arma a media gittata, dall'altra parte solo pistole per i suoi compagni, sarà dura. Direi che ormai siamo quasi arrivati ai titoli di coda. Non so, Gamezone sembrano abbastanza smarriti in questo momento del match. Rising Note, che tra l'altro hanno rimesso in campo il doppio AWP, che è diventato un po' un loro marchio di fabbrica, almeno nelle ultime settimane. Qui siamo 3-3 di parziale, ma vediamo che l'inerzia del match si sta spostando tutto in loro favore. 14-8, un altro round al loro attivo. Siamo quindi anche in vantaggio su questa ARF. Gamezone, che hanno ancora pochissime possibilità, vediamo che questa volta forzano sulla seconda mappa. Non lo so, adesso qui sanno di essere un po' con le spalle al muro, ma sembra davvero ormai una cosa chiusa. Vedo che non arriva qualche team kill, perché queste granate sbagliate danno sempre un po' qualche dubbio. Attenzione, insomma, sono pochi gli HP persi da giù in questo caso. Altro round comunque complicatissimo per i Gamezone, che sono in eco. Durante il corso della partita si hanno fatto vedere spesso e volentieri di riuscire a vincere il round in eco entrambi i team. Quindi, insomma,
Vediamo che cosa succede in questo. Archer, un frag, però ristabilisce subito la situazione numerica. 2 contro 3 adesso, dopo gli ultimi scambi di cortesie. Archer ancora lui, 2 contro 2. Non vogliono mollare Gamezone, sono andati a piazzare la bomba. Adesso devono effettuare il retake su Rising Knot. Kla riesce a taggare Archer, adesso manca la telebomba al 15° round, grazie a Kla che riesce nell'altra kill. Quella su Simoz va al defuse, 15-8 per Rising Knot, che assaporano davvero, ormai sono a un passo dalla cima della classifica e da rimanere imbattuti, l'abbiamo detto più volte in questo campionato. E questo è un cambio importante perché ricordiamo, i Rising Knot erano in questo momento fuori dai playoff in quinta posizione, adesso si ritroveranno in testa con un'ottima differenza round, visto anche i risultati, soprattutto il risultato che sta per maturare su questa seconda mappa contro Gamezone, e mandano in pratica i Forge adesso a dover inseguire. Quindi in questo momento sarebbero i Forge a dover ritrovarsi fuori dai playoff, sono loro a dover cercare di sbloccare le prossime settimane, e vediamo qui nel frattempo Morpheus che cerca disperatamente qualcosa per il proprio team, anche però è completamente bloccato in un pugno di pixel. Vediamo qui che riesce finalmente a trovare l'HS vincente. 4 contro 2 potrebbe essere un round, ma l'abbiamo visto più volte perdere questo tipo di soluzioni. Kla e Kreaz hanno le carte in tavola per farcela, anche se qui vediamo che Ark rischia un po' tutto. Kla, tra l'altro, insomma, viene fraggato di AWP, non ho capito. Dall'altra parte Kreaz però un uomo lo fa fuori e subisce il ritorno di Juho, e quindi due uomini rimasti ai Gamezone in questo round, due armi rimaste ai Gamezone, hanno disperato bisogno di denaro i Gamezone se vogliono vincere scusate, 6 round di seguito da adesso in poi. Rising Knot in eco nuovamente, quindi potrebbero portarsi in doppia cifra Gamezone, ma attenzione perché tutto può succedere. Comunque, bella partita, ma Rising Knot davvero più convinti. Straripanti, straripanti Straripanti, decisamente. straripanti decisamente. Un Kreaz in forma smagliante, come l'abbiamo visto sempre. Giuro qui, però, il suo, insomma, la sua firma la deve mettere sul round. Kreaz, però, l'abbiamo visto come straripante per lui, doppia con Desert Eagle e AWP riconquistata. Adesso già portarselo al prossimo round è una mezza vittoria per i Rising Knot. E intanto i Gamezone continuano a provarci e andare al plant. Lo vediamo. Simoz che va a piazzare la bomba su B. E adesso dovranno effettuare il retake i Rising Knot. Probabilmente, ripeto, Kreaz neanche ci proverà. Cody non ha nulla da perdere. Non so, però, insomma, 15-10. Qui forse Codexer, ma in realtà vediamo che anche Kreaz si sta mettendo in avanti. Vogliono togliere ancora qualche soldo in più ai Gamezone, nonostante che non sono messi benissimo. In realtà però Fusion trova l'anticipo corretto. Qui adesso possono andare a infastidire lo stesso Codexer, che in realtà si è portato verso l'inizio di appartamenti. Quindi niente da fare per questo fine round, finirà tutto così. 15-10, Gamezone si tolgono lo sfizio della doppia cifra e i Rising Knot tutto sommato non andranno a sfruttare l'ampio margine che potevano accumulare a livello di round difference fino a qui. Nel frattempo arrivano i vari drop, quindi si passano le varie armi raccattate e quelle acquistate. Rising Knot però, che li vediamo nuovamente poter comprare un po' tutto quello che vogliono. Kla addirittura rimane con 500 da parte, potrebbe anche comprare magari un paio di flash in più. In realtà si sente abbastanza sicuro in questa maniera. Quindi 15-10, 11° round. Siamo a meno 5, ma i Gamezone, non lo so, continuano ad aggredire mid. Sembrano aver perso un po' di aggressività qui Rising Knot. Forse hanno cantato vittoria troppo presto? Occhio, perché effettivamente Gamezone, che se vanno a vincere questo round, poi la situazione è molto di eco per quanto riguarda Rising Knot. Questo round sembra proprio andare nelle mani di Simoz e compagni. Plant ha avuto questo momento, tra l'altro, velocissimo, molto rapidi ad entrare nel bombsite. Rimane il solo Kreaz con il suo AWP, per carità, giocatore pericolosissimo che ci ha fatto vedere dei numeri incredibili, ma contro 4 giocatori che lo cercano, e tra l'altro adesso lo trovano, le informazioni su dove è, quantomeno è in loro possesso. Poi attenzione, Kreaz ne fragga uno dopo l'altro, perché si mettono insomma nel suo mirino Gamezone. Questo chiaramente non è dato sapersi. Occhio, ancora fragga per Kreaz, poteva trovare l'ultimo, sarebbe stato un ace se non sbaglio. L'ha trovato,
l'ha trovato, adesso che fa? Val defuse? No, chiaramente. Che scarso, è una quadrupla, cioè veramente scarsissimo. Non farei ace in questo caso. Ah, è una quadrupla? Gliel'hanno... Sì, è che è scarsissimo. Cioè, qui un ace lo poteva fare. Cosa fa, Creaz? Dai, no, comunque, davvero incredibile. Non lo so, qui sì, Gameson. Tutto sommato è un grande investimento, è vero che devono per forza vincere il round, però qualche soldo in più magari nei prossimi 4 potrebbero far comodo. Qui tutto sommato Creaz tiene una VP e visto come sta andando, io una VP a Creaz mi sembra un bel regalo che gli hanno fatto. Sì, effettivamente un bel regalo, tra l'altro rimane Creaz con il solo AVP, adesso Gameson comunque un altro round molto rapido, sono andati subito in sul punto bomba B lasciando il solo 2 in mid, si fa fire però, si prende la soddisfazione prima di lasciare il campo di battaglia. Morpheus, una doppia per lui, attenzione che Juho, l'avevamo detto in mid, la sua posizione era molto importante, non ha sparato nessun colpo, ha aspettato di avere il giocatore avversario proprio nel mirino per farlo, rimane un'altra volta il solo Creaz costretto agli straordinari e quindi ha un retake impossibile, anche che la bomba insomma è già avviata verso l'esplosione, però un frag lo fa. Un altro frag lo fa, vediamo se è scarso e fa un'altra tripla. Ma come l'ha letto anche in questo caso? Come l'ha letto? Non so se hai visto, si è rigirato subito, sapeva che Morpheus sarebbe arrivato da lì, lo ha fraggato, quindi grande esperienza per Creaz, grande senso del gioco. Un'altra tripla e 34-4-14, benvenuti ragazzi, questo è Creaz per chi magari se lo fosse perso. E adesso però siamo su meno 3, quindi AVP che viene dato in mano a Styla, che onestamente lo sa usare bene, ma vedendo come si è comportato Creaz, davvero il dubbio ti prende, insomma, potrebbero anche usare un doppio AVP sempre fisso. Beh, effettivamente, questo, due giocatori di questa caratura non possono che dare spettacolo con quell'arma. Attenzione comunque, Gameson che questa volta optano per il punto bomba A probabilmente, ma sempre una strategia veloce, hanno capito che entrando velocemente nel sito riescono a inseguire gli avversari, ma potrebbe essere questo l'ultimo round della partita di oggi per Rising Not e Gameson. Cadono come mosche tutti i giocatori più o meno, si finisce per con un 3-2, ma Gameson che riescono a piazzare adesso di nuovo Rising Not costretti al retake, Styla da 2 cm con il suo AWP lo fa risuonare e fraga Simoz, già escono dal server i giocatori dei Gameson e Rising Not, ripeto, che riescono a vincere la partita, portarsi in testa la classifica e rimanere imbattuti in questo campionato. Prima di passare la linea ai nostri analyst e a te Chiano, giusto una parola su questa org che insomma da 0 a 100 in un attimo ha costruito un grande roster, lo sta supportando molto bene. Voglio fare i complimenti quindi a Johnny, che è un amico e un ottimo caster, per aver insomma messo in piedi i Rising Not. E allora ragazzi, siamo ai titoli di coda per questa quinta giornata, classifica che è completamente ridimensionata, quindi grosse sorprese questa sera.